Buongiorno a tutti, benvenuti all'auditorium del Museo della Rapacis. Gioco fuori casa oggi, ma lo faccio con piacere anche perché c'è un pezzettino di Villa Giulia in questo momento esposto in una bella mostra proprio qui alla Rapacis, quindi mi fa piacere essere ospite per questa prima giornata della 12ª edizione di Roma Arché. 12 anni sono tantissimi, insomma, e non comprendono anche quell'interruzione dovuta al Covid. 12 anni nei quali si sono trattate tutte le tematiche possibili, sempre in chiave interdisciplinare, cercando di invitare al dialogo specialisti di settori diversi, ma accomunati dalla possibilità di contribuire a quello straordinario patrimonio di cui siamo detentori, nella sua dimensione materiale e immateriale. La Fondazione di Accultura ha preso in mano da anni questa importante missione di disseminazione e mi fa piacere aver iniziato a collaborare con loro ancora prima di aver l'onore di dirigere il Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, dove poi le cose hanno trovato un luogo comune di riscontro e di dialogo, sempre nell'ambito di questa bella manifestazione che ha goduto negli anni di tanti importanti patrocini e, come negli anni passati, anche in questa edizione possiamo vantare sia la presenza della Regione Lazio che la presenza del Comune di Roma, che ringrazio io per primo e poi sicuramente anche chi segue per averci consentito di iniziare in una sede così bella e importante. Siccome abbiamo preso qualche minuto di attesa prima di iniziare, non rubo altro tempo, ma chiamo immediatamente il presidente onorario della Fondazione di Accultura, Massimo Fabricini, per un saluto. Scegli tu, Massimo, qui al desk. Buongiorno a tutti. Da qualche anno, da qualche edizione oramai, io ho il grandissimo piacere di essere lo starter, il giudice di partenza di Roma Arché. Lo faccio con grande piacere anche perché a questo ruolo mi hanno chiamato due persone alle quali sono molto affezionato: Aldo Sciaman e la indimenticabile Vincenza Corinaldesi. Da loro è cominciato tutto, dalla SIAID è cominciato tutto. Poi hanno avuto due fantastiche persone a livello operativo nel portare avanti il discorso, delle persone di Valentino Nizzo e di Simona Sanchirico. Roma Arché quest'anno si muove per la prima volta dal Museo della Rapacis, anche questa è una situazione che mi sembra particolarmente importante. La Rapacis simbolicamente in questo momento rappresenta un obiettivo per tutti noi. Abbiamo avuto la fortuna negli ultimi tre quarti di secolo di vivere nel nostro continente un'era di pace. Adesso siamo noi, per fortuna, solo sfiorati, altri direttamente coinvolti nel disastro della guerra, e speriamo che anche la nostra presenza qui abbia un senso augurale. Poi la manifestazione domani, dopodomani, come negli ultimi anni, proseguirà in quel posto fantastico che è Villa Giulia. Villa Giulia è un posto, lasciatemi fare una battuta, che strega, è un posto che cattura, e forse cattura particolarmente da qualche anno a questa parte, da quando ci ha messo dentro Valentino tutto il suo impegno, l'ha trasformata in una realtà dinamica. Ecco, dinamismo è un qualche cosa, diciamo, un ossimoro rispetto al concetto di archeologia, se vogliamo. Archeologia è la mission che si è sempre data la Fondazione di Accultura. Ma l'archeologia ha un senso
di superato, la parola stessa dice è la scienza che studia l'antico. Ebbene, di acultura ha avuto il senso, ha avuto la capacità, anche soltanto cambiando il nome della testata di riferimento del magazine, che da Forma Urbis è diventata Archeologie con una E commerciale, perché si aggancia al concetto di studiare il presente affondando le radici nel passato, di capire sempre che cosa ci sta dietro per andare avanti. E una riprova di questa sua interpretazione del ruolo l'ha data anche nella scelta dell'argomento che quest'anno accompagna di Acultura. Parleremo a massimi livelli di intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale nell'ultimo anno forse si è parlato anche troppo, è un discorso di cui si è fatto uso e spesso anche abuso. Siamo arrivati anche al punto, il mese scorso, di trovare uno dei grandi padri dell'intelligenza artificiale, Geoffrey Hinton, che ha lasciato una intervista dove ha detto: attenti, l'intelligenza artificiale è un qualcosa di pericoloso, se non riusciamo a gestirla potrebbe anche fare quello che noi non abbiamo mai immaginato che potesse fare, può portarci addirittura alla distruzione del genere umano. Ecco, mi sembra che poi anche in questo caso si finisca con l'esagerare. Forse se si cambiasse l'aggettivo, se questa intelligenza da artificiale diventasse intelligenza alleata, ecco, ci sarebbe già un senso di diffidenza minore. E capiremo di mettere al nostro servizio in senso pieno, senza consegnarci. E solo questo vi volevo dire, che sono veramente felice che siate qua e aspetto con grande interesse le vostre relazioni per capire finalmente dove va il mondo partendo da lontano. Grazie. Grazie Massimo per l'affetto e la stima con le quali segui tutte le nostre iniziative. Te che hai operato a lungo in un campo nel quale l'intelligenza artificiale difficilmente potrà competere con l'uomo. Chiamo il presidente della Commissione di Roma Capitale, Statuto, Innovazione e Tecnologia, Riccardo Corbucci, che ringrazio perché grazie a lui che siamo questa meravigliosa sera. Grazie a voi. Innanzitutto buongiorno a tutti e chiedo subito scusa perché purtroppo non sono solito farlo, ma vi vengo a trovare anche domani pomeriggio, diciamo, nei vostri lavori. Purtroppo, diciamo, la giornata di lutto nazionale ci ha scompossolato le agende e quindi poi questa mattina dobbiamo andare a fare altri interventi in giro per la città, però sono molto contento di essere qui in rappresentanza ovviamente del sindaco Roberto Gualtieri, di cui vi porto il saluto, e come presidente della Commissione Roma Capitale, che si occupa in particolar modo dell'innovazione tecnologica, ovviamente anche il saluto dell'Assemblea Capitolina. Ringrazio la Fondazione di Acultura, Aldo Sciamanna, che è un amico, per aver organizzato questo spazio culturale di scambio e di confronto, queste giornate di lavoro che, appunto, come ricordavate, quest'anno si legano al tema dell'intelligenza artificiale, che per noi è un tema di grande rilevanza, quando dico ovviamente parlo dell'amministrazione comunale. Questo perché ovviamente l'intelligenza artificiale non sfugge a nessuno, apre scenari e stimoli importanti nella cambiata delle nostre vite, nel come immaginiamo le nostre città, nel come immaginiamo i servizi di qualsiasi tipo, di qualsiasi natura per i nostri cittadini, e al tempo stesso però ci mette di fronte a possibili ricadute di carattere sociale, di carattere relazionale, che chiamano ovviamente tra i vari, diciamo, settori a doverne discutere anche quello della politica. Ovviamente, come saprete, mercoledì il Parlamento europeo in sessione plenaria ha già approvato un primissimo regolamento, diciamo, sull'intelligenza artificiale, provando a definire una prima serie di norme che cercano di individuare quali sono le potenzialità e ovviamente anche quali sono le classi di rischio con le quali dobbiamo distinguere gli usi dell'intelligenza artificiale, a dimostrazione però che questa frontiera, diciamo, tecnologica sarà il futuro con il quale si dovranno confrontare il pubblico, il privato, le aziende, le amministrazioni. D'altronde,
per noi impiegare le tecniche di intelligenza artificiale al patrimonio culturale è una cosa che stiamo già, diciamo, provando a fare. Ovviamente un'amministrazione come Roma Capitale non può non immaginarsi nel futuro, da qui al 2050, noi abbiamo competitor importanti, diciamo, per l'Europa, penso a Madrid, che stanziano centinaia di migliaia di euro su questo, avendo patrimoni culturali di molto, diciamo, volevo dire inferiore, un po' eccessivo, insomma, però insomma Roma Capitale, voglio dire, da questo punto di vista ha una grandissima potenzialità ed è già, diciamo, un tema su cui sono già attivi enti pubblici, basti pensare al progetto RID che è realizzato dalla CNR con l'Università di Roma 3 che fa la lettura automatica dei dati del patrimonio architettonico, il progetto RIPER finanziato dall'Unione Europea che ha quello di sviluppare, diciamo, un sistema robotico intelligente capace di elaborare, abbinare e assemblare fisicamente in modo autonomo i reperti, cosa che noi facciamo ovviamente oggi in maniera del tutto, diciamo, giusta con ovviamente operatori che lo fanno per l'archeologia, ma c'è la possibilità di utilizzare le nuove tecnologie non soltanto per risparmiare tempo ma anche per migliorare la funzione di questi reperti. Vi faccio un esempio pratico: noi a Roma abbiamo interi casali dei nostri quartieri più periferici, penso ad esempio a quello da cui provengo io che è il Monte Sacro, pieni di reperti archeologici che sono stipati, diciamo, dentro delle casse che non vengono nemmeno esposti da quanti, diciamo, ne abbiamo potenzialmente da poter esporre. Quindi anche su questo l'intelligenza artificiale ci potrà aiutare anche con banche dati importanti che possano consentire a chiunque invece di accedere a questo patrimonio. Noi come amministrazione locale abbiamo investito da subito anche sullo sviluppo digitale attraverso l'utilizzo delle tecnologie emergenti, cercando di valorizzare quello che già c'era in città, i dati che sono emersi proprio recentemente nella settimana della blockchain hanno dimostrato che ci sono più di 150 aziende che oggi già investono ad esempio sulla blockchain, che Roma comunque è al primo posto in Italia quando si parla di innovazione, di imprese, di start-up, ed è questo il motivo per cui ha spinto il sindaco Gualtieri a fare come una delle prime cose quando è arrivato, l'abbiamo fatto dicembre del 2021, quindi un mese dopo che eravamo insediati, abbiamo proceduto a una cosa che la nostra amministrazione non aveva fatto, ovvero l'apertura della Casa delle Tecnologie Emergenti, che è un luogo, un vero e proprio, diciamo, incubatore che si trova a Tiburtina, che è proprio promosso da Roma Capitale ed è, diciamo, con un cofinanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico, ci sono partner pubblici e privati, che fa da incubatore di start-up, e ci sono tantissimi giovani che lo utilizzano e che in qualche modo ha come concept quello di lanciare progetti che possano mettere, diciamo, Roma come smart city e che possa lanciarla, diciamo, nell'epoca appunto digitale. Seconda cosa fatta da Gualtieri, questa qualche mese fa, il bando, diciamo, il project financing sul 5G, cioè sulla copertura, diciamo, ovviamente di tutta la città. Oggi non è, ovviamente la nostra città non ha un wifi universale gratuito per tutti i cittadini, è un progetto di finanziamento molto importante che stanzia molte risorse e che permetterà da qui a Giubileo di avere una copertura del 5G per tutta la città, fino anche al litorale, fino anche a Ostia. E anche su questo l'idea è quella appunto di potenziare quello che è l'intelligenza artificiale, ma anche quello che è l'internet delle cose, quindi in questo caso per quanto riguarda Roma Capitale l'internet dei servizi, la digitalizzazione di quelli che oggi sono servizi che spesso si fanno allo sportello e che sono fisici, e che nell'arco del mandato noi cercheremo di portare tutti sul modello digitale utilizzando anche quella che è l'intelligenza artificiale, appunto avendo la possibilità quindi di moltiplicare un po' quello che è il lavoro che oggi fanno i nostri dipendenti comunali a sportello, provando a farlo su quei certificati, su quei servizi su cui non è necessaria la presenza fisica del cittadino. Per farvi capire, un cambio di residenza lo si può fare, la carta di identità elettronica, che è un documento personale, purtroppo lo si deve, si dovrà sempre continuare a fare, almeno per ora, diciamo, a sportello, ma già portare tutta una serie di servizi sul digitale ci consentirà di avere, diciamo, un miglioramento delle qualità dei servizi. Devo anche dire che la prossima settimana approveremo invece in Assemblea Capitolina la consulta Smart City, che è proprio invece un luogo di consultazione aperto a tutti, pubblico e privato, quindi ad aziende, a fondazioni, a società, a università, che serve invece, a differenza, diciamo, della Casa delle Tecnologie Emergenti che lavora sul presente, sul qui ed ora, ad immaginare la Roma del futuro, a immaginare la Roma del 2050, perché lo dicevo quando sono arrivato, la politica sconta, e questo la politica in generale, ovviamente nessun colore politico, la politica sconta il fatto di non riuscire a immaginare un futuro che vada oltre, diciamo, i 5, sono, diciamo, ottimista, i 5 anni di un'amministrazione, e questo ovviamente per le nuove città e con le grandi sfide che ci aspettano, i cambiamenti climatici, la riduzione
diciamo, del carico energetico è un obiettivo fondamentale per un'amministrazione. Immaginate di avere comunque dei pensatori, dei luoghi, delle camere di compensazione dove ci sono soggetti che immaginano progettazioni da qui ai prossimi anni, anche perché Roma ovviamente ha una sfida importante che è immediata, che è quella, diciamo, del giubileo del 2025, ma noi ci auguriamo abbia una sfida invece da traguardare, che è quella di Expo del 2030, dove dovremo dimostrare al mondo che siamo diventati finalmente una città più smart. Vi ringrazio e vi auguro un buon lavoro e vi venga a trovare anche il tanto. Grazie Presidente, mi raccomando, includete anche Villa Giulia, che, alla quale però so avete dedicato grande attenzione ascoltando le nostre richieste negli ultimi mesi. Bene, allora iniziamo con il programma, entriamo nel vivo di questo confronto, non possiamo chiamarlo assolutamente scontro, tra intelligenza umana e intelligenza artificiale. Lo facciamo grazie alla disponibilità del componente del Garante per la protezione dei dati personali, l'avvocato Guido Scorza, che è un grande esperto di questi temi dal punto di vista legale, quindi insomma ci introduce nella materia attraverso la sua prospettiva, parlandoci però di persona, cultura e intelligenza artificiale. Davvero lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, non so se funziona, sì. Sono io naturalmente che ringrazio voi per questo invito arrivato quando, lo dico subito e mi scuso, l'agenda mi voleva a Napoli, quindi di qui a poco devo salire su un treno per Napoli, di questo mi scuso, però complimenti non di circostanza per l'iniziativa, perché credo non da oggi che in realtà l'unica chance che abbiamo per governare fenomeni innovativi come l'intelligenza artificiale sia rappresentata dall'approccio interdisciplinare, multidisciplinare, soltanto comprendendo cosa abbiamo davanti, di cosa stiamo parlando, quali sono le potenzialità, quali sono le applicazioni, si può sperare di regolamentare fenomeno come questo. E quindi questo esercizio di mettere intorno a un tavolo professionalità, esperienze, competenze diverse, secondo me è l'unico che può portarci tutti insieme raggiungere il risultato. E qual è il risultato? Lo dico subito, il risultato al quale ambire credo che sia uno soltanto, quello di minimizzazione del rischio e massimizzazione dell'opportunità, certo essendo, dovendo essere per tutti, che i rischi sono ineliminabili e sono l'altra faccia di ogni forma di progresso e di innovazione. Dal motore a scoppio a venire in avanti non c'è mai stata un'applicazione di un progresso tecnologico che non abbia prodotto dei rischi, non c'è mai stata una forma di regolamentazione in grado di azzerare il rischio. Quindi la scommessa che dobbiamo tutti quanti darci, l'obiettivo che dobbiamo tutti quanti darci è quello di riuscire a cogliere nella misura massima possibile e auspicabilmente rendere quanto più diffuse possibili le opportunità che l'intelligenza artificiale ci offre, minimizzandone i rischi, consapevoli essendo del fatto che stiamo parlando di un fenomeno tecnologico più pervasivo di internet e destinato ad avere un impatto sulla società straordinariamente superiore rispetto a quello che ha avuto internet, per una serie di ragioni che riesco a mettere in fila nei pochi minuti a mia disposizione, ma insomma diciamo banalmente che quando nasce internet il mondo non era connesso, mentre oggi abbiamo al giorno zero 5 miliardi di utenti di internet e naturalmente in potenza l'intera popolazione globale connessa a internet, per cui quello che succede oggi è che se una società lancia un'applicazione di intelligenza artificiale, come è successo con ChatGPT di OpenAI, quella società in meno di 3 mesi raccoglie 150 milioni di utenti. Quindi, insomma, l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società, gli impatti positivi e gli impatti negativi saranno straordinariamente superiori rispetto a quelli che ha avuto internet, che pure ci ha cambiato, cambiato la vita. Vengo rapidissimamente a poche certezze
certezze che penso di avere in un mare di incertezze. Il dubbio credo che sia la guida migliore nell'esplorare l'impatto di un fenomeno come l'intelligenza artificiale sulla società. E una delle certezze è qualcosa che non dobbiamo fare, secondo me in nessun contesto di confronto pubblico o privato, cioè determinare, proporre a chi ci ascolta, a chi ci legge, a chi ci guarda una sorta di contrapposizione, di antitesi tra il progresso tecnologico e i diritti, tra il progresso tecnologico e l'innovazione e le libertà. Intanto perché quando si pone, come spesso purtroppo accade, in questi termini, quando si propone in questi termini il problema, naturalmente, come dire, le posizioni si radicalizzano e quindi anziché riuscire a lavorare insieme ci ritroviamo divisi tra tifoserie. Poi perché si tratta di una contrapposizione che giuridicamente è insostenibile, sotto l'ombrello della nostra carta costituzionale, ma non è diverso sotto l'ombrello della carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, i diritti tirani non esistono. Non esistono diritti che possano fagocitare altri diritti, non può il diritto alla privacy contrapporsi al diritto alla salute, non può il diritto alla privacy, non può il diritto d'autore, altro diritto fondamentale, contrapporsi al diritto alla cultura o al diritto al progresso tecnologico, alla libertà di impresa. La regola è sempre la stessa, ce la dà la Carta Europea, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, è quella del bilanciamento. L'algoritmo di bilanciamento, per dirlo con un'espressione ormai celebre nell'universo dell'intelligenza artificiale, è: ogni diritto può essere compresso nella misura minima necessaria a garantire l'esercizio dell'altro. Quindi diciamo, qualcosa che secondo me proprio non va mai fatto è dire ad una persona, dire ad un cittadino, dire ad un'impresa: però devi scegliere, vuoi godere dei benefici dell'intelligenza artificiale o vuoi restare libero? Vuoi godere dei benefici dell'intelligenza artificiale o vuoi vedere tutelata la tua privacy? Vuoi godere del progresso tecnologico o vuoi vedere protetto il tuo diritto d'autore? Ecco, questa è credo la peggiore delle prospettive che possiamo darci. Altra certezza che credo, cioè che io ho e che credo dovremmo avere tutti quanti, è che esiste purtroppo una asimmetria incolmabile tra i tempi della regolamentazione e il ritmo del progresso tecnologico. Questa asimmetria si acuisce di mese in mese, non di anno in anno, e questo fa sì che i regolatori tutti siano costantemente costretti a giocare in una dimensione di contropiede rispetto al progresso tecnologico. Non riusciamo ad essere allineati, non riusciamo, e forse non sarebbe nemmeno giusto arrivare quindi, ma non riusciamo nemmeno ad arrivare insieme all'impatto sulla società di alcune tecnologie. Questo pone un problema enorme, che era carissimo a Stefano Rodotà, primo presidente dell'autorità garante per la privacy, perché Stefano diceva: guarda che alla fine se tu non riesci a governare la tecnologia diventa essa stessa forma di regolamentazione, sovrascrive le regole che escono dai parlamenti e dai governi, e drammaticamente questo è quello che è accaduto. Noi oggi facciamo ciò che la tecnologia ci consente di fare molto di più rispetto a quanto non facciamo le cose che le regole impongono o imporrebbero di fare. Sono i servizi digitali che utilizziamo e saranno domani, ma sono già oggi in realtà le intelligenze artificiali che utilizziamo in maniera più o meno consapevole, che plasmano letteralmente la nostra esistenza. La strada che noi facciamo oggi la decidono gli algoritmi dei navigatori che utilizziamo. La dieta mediatica del mondo intero, quello che leggiamo e quello che non leggiamo, quello che guardiamo in TV e quello che non guardiamo in TV, oggi la decide un motore di ricerca, la decidono gli algoritmi di Netflix, la decidono gli algoritmi di Spotify. Noi abbiamo la percezione di scegliere, ma in realtà non scegliamo, siamo scelti in termini di dieta mediatica e di dieta culturale. Non è che vada diversamente la cosa quando parliamo dei siti culturali.
culturali o dei siti archeologici, perché dove andiamo in vacanza o qual è un percorso enogastronomico piuttosto culturale da fare o da non fare, oggi ce lo dicono gli algoritmi di pochissime grandi piattaforme, tutti quanti note, senza che stia qui a farne anche i nomi. Ecco, questo contesto dobbiamo averlo, secondo me, molto chiaro davanti, perché non è solo la preoccupazione di ieri di Stefano Rodotà, cioè della tecnologia che diventa regolamentazione, che sono scrivere regole dei parlamenti e dei governi, ma il problema è che la tecnologia è in mano al mercato, quindi è il mercato che detta le regole del mercato, che si detta le regole e che le impone. In nome di un'illusione, l'illusione è quella del regalo, l'illusione che abbiamo tutti nell'utilizzare questi servizi digitali basati o non basati sull'intelligenza artificiale, che siano gratuiti. In realtà, naturalmente, di gratuito non esiste nulla e non potrebbe esistere nulla. Questi servizi li paghiamo tutti quanti in dati personali. Noi ci vendiamo, nella espressione nel senso più pieno del termine, noi ci vendiamo per poter usare un servizio di navigazione, noi ci vendiamo per poter usare un servizio di prenotazione di alberghi, noi ci vendiamo per poter utilizzare più o meno la totalità dei servizi digitali. Che significa ci vendiamo? Ci vendiamo significa che consegniamo tessere della nostra identità personale, frammenti della nostra esistenza a degli attori di matrice commerciale. Rischio all'orizzonte, enorme. Colonialismo digitale è il suo nome. Dipendenza tecnologica è quello che sta accadendo in questi anni, anzi probabilmente quello che è accaduto, quel famoso timeo Danaos et donas parentes. Ecco, non sono i Danaos, sono popolazioni che vengono, servizi che vengono da paesi diversi rispetto alla nostra Europa, ma questo è un tema oggi straordinario, ordinariamente importante, per cui dobbiamo cercare in realtà di discutere, di affrontare questi temi, scongiurando il rischio che questo fenomeno del colonialismo digitale e tecnologico con l'intelligenza artificiale non diventi ancora più importante. Vado a tacere una volta, fin quando ho fatto l'avvocato, dicevo, facendo il regalo più bello che un avvocato può fare a gente che stima, insomma, rimanere in silenzio. Oggi non ho chiarissimo ancora se sono avvocato o se non sono più avvocato, insomma, non lo dico più, ma questo è il concetto, di qui a poco resterò in silenzio. L'uomo al centro, si dice spesso quando si parla della intelligenza artificiale. Ora io non ho chiarissimo cosa significhi l'uomo al centro in una stagione nella quale, come vi ho rappresentato, io credo che tre quarti del nostro quotidiano, non è che la faccia tanto complicata, è plasmato dalle intelligenze artificiali che in maniera assolutamente trasparente sono entrate nella nostra vita, perché insomma tutti quanti pensiamo all'intelligenza artificiale del futuro, ma dentro uno smartphone come questa di intelligenza artificiale ce n'è tantissima e decide chi sono i miei amici, o decide la musica che sento, quale strada devo fare per fare un corso casa ufficio, benché lo abbia fatto negli ultimi 30 anni. Ecco, anche qua io credo che questa oggi fortuita, incidentale, casuale, figlia effettivamente, prima qualcuno diceva Villa Giulia strega, ecco, io sono, come dire, tra gli stregati e quindi sono qui esattamente perché sono stato stregato da quel posto. Questo fortuito incontro tra me perlomeno e questa manifestazione forse è meno casuale di quanto non appaia, perché io sono convinto che la partita che noi abbiamo davanti, la più importante di tutte, sia una partita di matrice educativa e culturale. Le regole sì, ma fino a un certo punto. Forse arriveranno delle regole da Bruxelles, abbiamo una certezza, arriveranno tardi, benché vada quelle regole saranno direttamente applicabili nel 2025, ma noi ormai l'impatto dell'intelligenza artificiale sulla società lo misuriamo in settimane e in mesi e non sicuramente in anni. Qual è viceversa e come dire, in segno di buona fede rispetto alla mia intenzione di restare in silenzio, chiudo tutto quello che ho sul tavolo, qual è secondo me la partita che si gioca e nella quale il binomio
regole e cultura può essere particolare, regole, cultura e persone, in realtà il binomio può essere particolarmente significativo. Io lo vedo duplice. Intanto muovo da una certezza. Noi oggi, in qualche modo l'abbiamo anche sentito dire poco fa, stiamo, e lo dico su base scientifica, investendo molto di più nel addestrare gli algoritmi a conoscere le persone che nell'addestrare le persone a conoscere gli algoritmi. Noi ci confrontiamo con una tecnologia di cui ignoriamo la logica che ne sta alla base. Noi non sappiamo il perché determinate soluzioni di intelligenza artificiale ci suggeriscono determinate risposte. Quando rispetto al percorso casa ufficio Google piuttosto che Apple mi dicono però passa da qui, io faccio atto di fede e gli credo, perché dico ne sa più di me, ne sa sicuramente più di me perché processa più dati di me in un minor tempo, ma io non so qual è la logica che c'è dietro. E naturalmente questo è vero anche quando Amazon mi propone di comprare qualcosa e non qualcos'altro, quando Spotify mi suggerisce di ascoltare un podcast e non un altro podcast, o quando Google mi dice leggi qui se vuoi sapere come guarire dall'influenza piuttosto che leggere qua, o quando mi suggerisce di visitare un museo piuttosto che un altro museo. Questo è ciò che secondo me rende più pericoloso in senso assoluto l'impatto dell'intelligenza artificiale sulle nostre vite, la nostra ignoranza. Il fatto che gli algoritmi stanno imparando a conoscerci più di quanto noi non si conosca loro e la loro logica. Questo è un trend che secondo me va assolutamente ribaltato. Questa non è una partita regolamentare, ma una partita educativa. Ma, mi taccio, vedo un altro momento di contatto straordinariamente importante tra la persona, le regole e la cultura. Perché io credo che ci sia un rischio enorme che in queste settimane stiamo toccando con mano di essere terrorizzati dall'intelligenza artificiale. Prima si evocavano le parole, poi ormai è diventato quasi impossibile dire quanto c'è di genuino e quanto c'è di politicamente scorretto in certe scelte, ma insomma le parole di un signore che dopo aver contribuito a rendere l'intelligenza artificiale quella che è pagato da uno dei giganti dell'intelligenza artificiale, dice però io stesso ne ho paura. Lui e molti suoi colleghi dicono insomma qui la sfida è uguale a quella del nucleare, lo dicono senza grandissime vie di mezzo, e in tanti naturalmente gli diano credito, forse hanno persino ragione, questo non lo sappiamo. Quindi un altro rischio è che si finisca con l'essere tutti terrorizzati dalla intelligenza artificiale, rifuggirne anche quegli utilizzi che potrebbero essere virtuosi. Allora secondo me in realtà l'ambito culturale è un ambito che ci potrebbe consentire sperimentazioni a alto potenziale in termini di beneficio e opportunità e basso rischio. Perché naturalmente, come dire, quando io dico o provo a parlare dell'intelligenza artificiale buona, beh, la mente di tutti corre alla ricerca scientifica e alla ricerca medica. Insomma, è un dato di fatto che un vaccino per il Covid in un intervallo di tempo così breve, senza big data, intelligenza artificiale, semplicemente non l'avremmo avuto. E però quando, come dire, dal punto di vista regolamentare apri le maglie e lasci correre ricerca scientifica e ricerca medica, i rischi ai quali esponi le persone sono straordinariamente enormi. Lì l'abbattimento della garanzia e la creazione di una sandbox regolamentare in cui sperimentare ha un costo umano assolutamente significativo. Nell'ambito culturale questo costo è incredibilmente inferiore, perché sono i dati personali che alla fine vengono in rilievo. Se vuoi sperimentare tecnologie di intelligenza artificiale nell'ambito della cultura, sono molto più modesti rispetto a quelli che vengono in rilievo in ambito medico. E l'impatto qual è? L'impatto è che il progetto fallisca, che non produca il risultato sperato, ma difficile che faccia male per davvero alle persone. Quindi secondo me portare dentro ad un museo, per fare ad esempio di un museo, ma naturalmente non è il solo caso d'uso che viene in mente, ma portare dentro ad un museo l'intelligenza artificiale è un modo per avvicinare l'intelligenza artificiale agli algoritmi, auspicabilmente raccontando alle persone quella esperienza anche nella dimensione tecnologica e nella dimensione digitale, perché la capiscano. È un modo per avvicinarci tutti quanti alla vita che ci aspetta. La vita che ci aspetta è quella nella quale conviviamo oggi e convivremo domani,
con delle intelligenze artificiali, le quali naturalmente da giurista mi guardo bene dal riconoscere la personalità giuridica e la dignità della persona, ma insomma, sta di fatto che noi oggi già dialoghiamo con una certa frequenza con dei soggetti, delle entità non umane, che alcuni tra di noi si trovano persino meglio a dialogare con queste entità non umane. Noi abbiamo come garante per la protezione dei dati personali di recente bloccato in Italia un servizio che si chiama Replica, basato sull'intelligenza artificiale, il cui payoff commerciale è sono accanto a te e ci resterò per sempre. In giro per il mondo questa chatbot di intelligenza artificiale è diventata l'amante al maschile o al femminile di milioni di persone, il compagno di giochi di bambini lasciati a casa da soli con i loro genitori, che a questa intelligenza artificiale che ha un volto, gli dai tu il volto, gli dici tu come deve vestirsi, gli dici tu se vuoi che abbia gli occhi verdi o gli occhi azzurri, e le persone, milioni di persone in giro del mondo ci dialogano come più e meglio di quanto normalmente ormai non facciano con le persone in carne ed ossa che hanno davanti. Secondo me da qui può partire qualcosa in cui io personalmente credo moltissimo. Vi chiedo scusa se sono andato lungo, ma sapevate, perché lui aveva detto che faccio l'avvocato, che ho fatto l'avvocato, quindi dovevate aspettarvelo. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie. È stato davvero piacevolissimo, mi sento garantito ad avere un componente del garante così. Due sole riflessioni a caldo, perché davvero il tema è molto stimolante. Noi avremo occasione a settembre di ragionare proprio a Villa Giulia, non di questo però, ma di tematiche spero affini. E siamo combattuti fra il fascino, la fascinazione e la paura, tra il bisogno e la volontà invece di essere autonomi. Questo mi ricorda molto, da archeologo, i miti che circondano le figure degli inventori o di coloro i quali hanno donato qualche invenzione agli uomini. Prometeo, uno per tutti, dona il fuoco e per questo viene punito, in base all'idea che c'era un tempo nel quale si viveva tutti in un paradiso terrestre, quindi il fuoco non era necessario, o si prendevano le mele dagli alberi, assolutamente no, non dovevano prendersi, e stavamo bene come si stava un tempo nell'età dell'oro. Sappiamo archeologicamente che non c'è stato quel tempo, sappiamo che quello che siamo diventati è dovuto ai nostri errori, alle nostre curiosità, alla capacità di confrontarci con i nostri limiti, e forse con questo spirito profondamente umanistico si può affrontare positivamente quella frontiera nella quale la nostra identità viene diluita in un qualcosa che l'ha assorbita. La cosa importante, penso, sempre da umanista e direttore di un museo, è che quella curiosità che fa la differenza fra noi e chiunque altro, che ci ha portati ad assaggiare anche una pianta velenosa scoprendo che potevamo morire per questo, però è quello che ci rende da un lato umani nelle nostre fragilità, ma da un lato universali, perché quella mela che ci ha allontanati dal paradiso terrestre, la stessa mela che ha fatto scoprire la gravità casualmente ad uno degli scienziati più illuminati del nostro passato. E quindi abbiamo bisogno di sbagliare, abbiamo bisogno soprattutto di essere curiosi e di guardare. Quello che mi spaventa forse dell'intelligenza artificiale, che ragionando su algoritmi fondati sulla statistica di una gran quantità di persone che questa curiosità non ce l'hanno, non la possono avere, venga annullato quel nostro saper guardare il mondo in modo sempre originale, l'uno diverso dagli altri. Quindi grazie, perché mi fa piacere avere dei giuristi che ci tutelano con questo spessore. Nel chiamare il prossimo relatore, il professor Giulio Maira, però mi fa piacere, quindi nel chiamare qui al tavolo, però vorrei dare prima la parola, ho saputo che in sala, lo vedo, si è aggiunto con noi uno dei membri onorari del comitato della Fondazione di Acultura, l'assessore Pier Paolo Baretta del comune di Napoli. Lo chiamerei per un saluto, e tra le persone che onorano la fondazione della sua competenza e
presenza, lei deve andare a Napoli, lui da Napoli viene qui e quindi è una staffetta. Grazie ancora. Grazie, a presto. Due parole a sorpresa, l'abbiamo vista e ci fa piacere, dopo il Comune di Roma, due meraviglie. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio l'associazione Aldo dell'invito che ho accolto molto volentieri, chiedo scusa al professore che mi hanno infilato in queste, così lei ha più tempo per... Devo dire che questo argomento è in generale provocatorio per la nostra cultura, per la nostra preparazione, per la nostra ignoranza, come veniva detto. Lo è in maniera particolare per chi come me lavora nella pubblica amministrazione, perché è evidente per ragioni storiche conosciute che è uno dei punti massimi del ritardo dell'innovazione tecnologica, e i comuni in particolare, grandi o piccoli che siano, sono alle prese con questo profondo cambiamento, sono alle prese con i computer, non con l'intelligenza artificiale. Però questo stimola ulteriormente a ragionare e approfondire questo punto specifico, cioè le responsabilità e il ruolo della pubblica amministrazione, soprattutto quelle di diretta prossimità con i cittadini, nell'orizzonte del digitale in generale, prima ancora dell'intelligenza artificiale in senso proprio. E nel caso nostro di Napoli, siamo una grandissima città, 1 milione di abitanti, la terza d'Italia, ma i livelli di problematicità su questi aspetti sono veramente drammatici. Prima Corbucci ricordava il numero di la dimensione, la quantità di opere che stanno nascoste nei... Provate a pensare che cos'è Napoli, le cavità di Napoli. Io me ne sto occupando in questo momento perché col demanio stiamo discutendo, perché noi abbiamo detto in fin dei conti dateci, no? Ma non, sono 3.000 anni di storia sovrastrati e sotto un mondo per quelle che sono conosciute sono una piccola parte. In che misura prendere questa situazione e avere il supporto, l'aiuto, la guida di una gestione che ci consenta di muoverci in un orizzonte che non può essere solo burocratico? Faccio un secondo esempio, molto più immediatamente percepibile, gli archivi, ma non penso agli archivi comunali e basta, che già sarebbe molto, noi abbiamo palazzi interi, sono andato a vederne uno in pieno centro, 4 piani con tutte le carte abbandonate, eccetera. Penso ad archivi storici di stragrande importanza, io mi sto occupando in questo momento dell'archivio dell'Italsider di Bagnoli, della Xilver, dove ci sono storie umane, storie industriali e trattati di sociologia, perché poi le cartelle delle singole persone, eccetera. E qui appunto la privacy non c'entra niente, c'entra la storia, no? Allora, tutto questo ha bisogno però di risorse, di organizzazione, ma anche di tante risorse di cui non si dispone. Allora probabilmente bisognerebbe mettere un focus, un'attenzione, io ovviamente mi limito a questa, mi concludo subito a questo punto specifico che è quello nel quale opero, cioè come mettere il più possibile in tiro le amministrazioni rispetto a questo profondo cambiamento che è in atto e che, come diceva adesso il Garante, lo misuri a mesi, e già le regole di Bruxelles ci ricordava che arrivano 2 anni saranno in ritardo. Provate a pensare al ritardo nostro. Possiamo immaginare che, mi permetto Presidente, in questo itinerario straordinariamente interessante di Romarchè sulla intelligenza artificiale, approfondiamo anche un po' questo argomento e creiamo una, anche una sensibilità da porre anche al nostro governo, ai nostri governanti, perché negli enti locali c'è il rapporto diretto con i cittadini e con la città, e quindi nella misura in cui noi facciamo un salto di qualità rispetto a questi argomenti, anche parziale, io mi capita spesso di leggere gli articoli perché sono curioso di questo mondo, perché lo vedo così interessante ma così lontano, e rendermi conto che non,
non è di arrivare al punto top, è di fare il passo immediatamente necessario per il salto di qualità. Io credo che questo sia un tema strategico in generale e per il nostro paese, e credo che un'idea di un focus con amministratori locali su come si può fare in modo che questo mondo si metta nell'ottica e di trovare anche risorse. Io penso che un'apertura anche al mondo privato, ponendogli il problema in maniera trasparente ovviamente, no? Cioè questo mercato, no, in qualche modo possiamo interagire perché in fin dei conti anche le amministrazioni siano in grado di governare meglio il loro mondo e la città e quindi dare risposte ai cittadini. Un tema molto complesso, ma insomma mi pare che sarà, che potrebbe essere un punto di snodo anche di una politica in generale del paese e quindi soprattutto anche di servizio alla pubblica opinione e ai cittadini. Grazie. Possiamo anticipare, credo che settimana prossima saremo a Napoli a parlare anche di alcune di queste tematiche alla luce dell'ultimo numero di Archeologie dedicato proprio al territorio napoletano. Ma torniamo nel vivo dell'intelligenza, quella più vicina ai nostri neuroni. Io ho avuto davvero il piacere di immergermi in questa lettura piacevolissima, Il telaio magico, scritto con il cuore ancor prima che con la mente, di una persona che è abituata a guardare, a toccare letteralmente il cervello, quanto di più prezioso abbiamo, il professor Giulio Maira, quindi sono felice e onorato di dargli la parola. Grazie, grazie veramente per questo invito e grazie Presidente, grazie agli organizzatori. Io faccio il neurochirurgo, ho fatto tutta la vita il neurochirurgo, mi sono appassionato ovviamente alla mente, al cervello, all'intelligenza umana. Ho cercato di raccontarlo anche agli altri. L'intelligenza umana mi ha portato all'intelligenza artificiale e questo è diventato questo il mio secondo lavoro. E mi ha fatto fare una riflessione fondamentale, e ne abbiamo l'esempio qui questa mattina, cioè di come sia trasversale la cultura. Oggi parliamo di intelligenza artificiale, abbiamo sentito un avvocato, abbiamo un archeologo, abbiamo un neurochirurgo, abbiamo poi degli altri esperti, dei politici che ci parleranno della stessa cosa. E questa è la cosa straordinaria della vita, trovare interesse in comunque un aspetto che qualunque cosa si faccia ci può vincere, ci può portare a sognare, a immaginare. Nel titolo della mia presentazione, Intelligenza umana versus intelligenza artificiale, si vede come il termine intelligenza risuona due volte e quindi forse è bene iniziare con delle definizioni. Parafrasando uno degli incipiti più belli della letteratura di tutti i tempi, Anna Karenina, potremmo dire che tutti siamo in grado di riconoscere la stupidità, ma dell'intelligenza ognuno ha una idea a modo suo. Comunque cerchiamo di definirla. Oggi si tende a darne delle definizioni diverse, quali la capacità di risolvere problemi nuovi e adattarsi all'ambiente, oppure la capacità di progettare e realizzare fini complessi andando al di là dei bisogni della mera sopravvivenza o dell'istinto. Quando invece si parla di intelligenza artificiale, ci riferiamo in genere a macchine che utilizzano algoritmi finalizzati a fare ciò che fa l'intelligenza umana. Per l'UNESCO, l'intelligenza artificiale è qualunque macchina che processa dati in una modalità che simula la condizione umana. C'è sempre questo rapporto tra intelligenza dell'uomo e intelligenza artificiale. Nella classica definizione data da John McCarthy, pioniere dell'intelligenza artificiale nel 1955, intelligenza artificiale è una macchina in grado di comportarsi secondo modalità che potrebbero essere definite intelligenti ove fosse un essere umano a comportarsi nella medesima maniera. Con questa tecnologia siamo all'inizio di una storia che si sta evolvendo in modo estremamente rapido, ma che parte da molto lontano, parte da Galileo Galilei, il quale nel suo trattato Il Saggiatore scrisse che per capire il mondo bisogna comprenderne il linguaggio in cui è scritto, cioè la matematica. L'anno in cui moriva Galileo nasceva Newton, il quale nei suoi principi di matematica e della filosofia naturale intuì come il libro della natura fosse scritto nel linguaggio della matematica. Ci sono voluti molti anni, molti progressi tecnologici perché alla fine la scienza riuscisse attraverso la matematica a portarci all'intelligenza artificiale. A chi si occupa di cervello e di mente appare straordinario che alcuni scienziati, che possiamo chiamare visionari, abbiano immaginato di poter creare macchine capaci di realizzare cose ancora oggi ritenute prerogative della sola mente umana, come produrre idee
comunicare, risolvere i problemi, apprendere. Tuttavia, quello che sembrava fantascienza oggi è una realtà. L'intelligenza artificiale sta con noi, sta cambiando il mondo. La nostra vita, come abbiamo sentito finora in modo brillante, non sarebbe più possibile senza l'intelligenza artificiale. Ci procura salute, benessere, piacere, socialità, divertimento, a seconda dei nostri gusti e le nostre idee. Molti sono pieni di entusiasmo, ma molti scienziati, tuttavia, hanno parlato della necessità di una riflessione. Perché? Sicuramente perché l'intelligenza artificiale non è una tecnologia come le altre, bensì una svolta tecnologica dalle ripercussioni inimmaginabili, che si sta evolvendo a una tale velocità da spaventare persino gli specialisti che da una vita si dedicano a questa rivoluzione. Dovendo indicare le caratteristiche più evidenti, riassumerei in due termini, velocità e pervasività, ne abbiamo sentito parlare anche prima, cioè velocità di operatività di evoluzione e capacità straordinaria e incredibile di diffusione. Vorrei iniziare analizzando cosa sono in grado di fare le macchine rispetto all'essere umano, ovviamente riassumendo rapidissimamente. Innanzitutto ci battono in tutto quello che è velocità di operazione e numeri di elementi computazionali. Il cervello biologico possiede all'incirca 86 miliardi di neuroni e questo numero non è modificabile. I supercomputer possono invece essere grandi come un hangar, essere implementati come vogliamo. Il nostro cervello umano è capace di compiere un numero di operazioni che per i nostri parametri è strabiliante, 38 miliardi di operazioni al secondo, ma una delle macchine più potenti al mondo è capace di farne 70 milioni di miliardi al secondo. E poi arriveranno i computer quantistici e questo aumenterà incredibilmente la velocità di operazione. Le macchine ci impattano nella velocità dei cambiamenti. L'evoluzione biologica umana è molto lenta, un cervello di oggi funziona grosso modo come uno del 1944. Un iPhone di oggi supera in capacità di calcolo computer IBM del 1944 di 4 milioni di miliardi di volte ed è più performante dei computer della NASA che mandarono l'uomo sulla Luna. Poi mi piace fare questo esempio dei Sumeri e di Gutenberg. I Sumeri nel 3500 a.C. inventarono la scrittura. La prima macchina stampa a caratteri mobili fu inventata 5000 anni dopo da Gutenberg. Se ci fosse stata allora l'intelligenza artificiale forse l'avremmo avuta in un anno. Nel 1951 Bertrand Russell si chiedeva: gli esseri umani sono ancora necessari? Noi oggi ci chiediamo: dobbiamo considerare definitivamente superato il cervello umano? Per fortuna no, perché il cervello umano possiede dei punti caratteristici che almeno fino ad ora le macchine non sono riuscite ad emulare. Una prerogativa importante è quello di provare emozioni, di avere cioè quei moti dell'animo che rendono viva la nostra esistenza e che svolgono un ruolo importante in ogni processo decisionale, anche nella scelta del bene e del male. L'emozione condiziona la nostra vita. Un'altra differenza sostanziale è la creatività, cioè la capacità di immaginare, rinnovare, creare. Se immaginiamo la creatività come l'espressione di una libera associazione di idee, di pensieri e di emozioni, un computer guidato da rigidi algoritmi come farà mai a farla emergere? E infine c'è la coscienza, senza la quale tutto quanto detto prima, tutto quello che diremo e ascolteremo oggi non potrebbe esistere. È una caratteristica così complessa, implica così tante cose come consapevolezza di sé della realtà che ci circonda, visione morale del mondo, pensiero e capacità di riflettere sui propri pensieri, che appare difficile che una materia grezza, solo per avere raggiunto un livello di elevata complessità computazionale, possa farla emergere. La saggezza o l'intelligenza non sono solamente un accumulo di informazioni, ma la capacità, partendo da una mole di dati, di rielaborarli, riuscire a pensare a una prospettiva inedita, più ampia, diversa. Ma torniamo all'intelligenza artificiale, cioè quello che Brad Smith, presidente di Microsoft, ha definito lo strumento più potente del mondo. L'intelligenza artificiale porta una tale quantità di benefici che difficilmente riusciremo a raggiungerli attraverso il solo sviluppo delle capacità umane. L'ultimo rapporto dell'AI Now Institute sostiene che in materia di assistenza sanitaria, scuola, economia, finanza, agricoltura, giustizia, ecologia, i sistemi intelligenti stanno andando avanti oltre le capacità umane. Ma come ogni tecnologia, anche questa ha dei limiti. Voglio indicarne qualcuno. Il limite degli algoritmi è di funzionare al meglio in situazioni ben definite, con disponibilità di tanti dati. L'intelligenza umana invece si è evoluta in modo da gestire l'incertezza a prescindere dalla quantità di dati disponibili. Vede la novità, l'affronta con occhi nuovi e con le emozioni. Vi è poi il problema della conoscenza. Deep Blue, il programma che nel 1997 sconfisse il campione di scacchi Kasparov, poteva esaminare 200 milioni di posizioni al secondo, mentre l'uomo nello stesso tempo ne valutava forse 3, ma Deep Blue era cosciente di cosa stesse facendo? Assolutamente no. E accumularono un'infinità di nozioni
significa migliorare anche la conoscenza? Probabilmente no. E poi c'è il problema dei valori e della responsabilità. Noi deleghiamo all'intelligenza artificiale anche compiti che comportano una valutazione morale. Le macchine sono preparate a tutto questo, possono essere loro responsabili degli errori eventualmente che capitano. E poi ci sono i problemi sociali, la criticità del mondo del lavoro. Il MIT di Boston dice che gran parte dei lavori che ci saranno fra 10 anni non sono stati ancora inventati. L'80% degli impieghi cambierà per l'intelligenza artificiale, milioni di persone cambieranno il modo di lavorare. Ma a fianco di questo c'è una mancanza di competenze anche per la velocità dei cambiamenti di cui dicevo prima. Parlando con il ministro Valditara pochi giorni fa mi diceva che attualmente vi sono nelle aziende 1200 posti di lavoro liberi per mancanza di personale adeguatamente formato. Ci vuole un forte impegno della politica, del governo, delle aziende, delle scuole e forse una delle grandi difficoltà legate all'intelligenza artificiale. E poi c'è un enorme rischio, problema sociale legato al rischio di esclusione dal mondo del lavoro e dai meccanismi di socializzazione e di apprendimento di quello che Papa Francesco chiama il sud del mondo. E infine di un aspetto che ci tocca molto da vicino, il meccanismo di sostituzione, di derealizzazione. Sappiamo già che un utilizzo esagerato dei social media può sfociare in disturbi di ansia, depressione, autolesionismo, un problema che rischia di espandersi con l'avvento di tecnologie sempre più sofisticate. Pensiamo per esempio all'importanza del metaverso, all'immersione dei ragazzi nelle problematiche del metaverso. Siamo davanti a una delle sfide più problematiche ed è quella che i decisori politici dovranno rapidamente impegnarsi e superare. E qui non entro nel discorso della scuola, che sarebbe estremamente importante, appunto anche di questo parlavo con Valditara pochi giorni fa. Scrive Martin Heidegger, ciò che è veramente inquietante non è che il mondo si trasformi in un completo dominio della tecnica, ma che l'uomo non sia preparato a questo radicale mutamento. Mentre l'intelligenza artificiale cambia e cambia costantemente. Adesso si parla di intelligenza artificiale generativa, ChatGPT ne abbiamo sentito parlare, la quale non si limita a fare le cose più velocemente di come si facevano prima, fa cose diverse. Ciò che ha fatto evolvere Sapiens, sappiamo, rispetto alle altre specie, è stato il linguaggio, la capacità di sviluppare cultura con il linguaggio. Adesso le macchine stanno imparando ad adoperare il linguaggio molto bene e rapidamente e in modo creativo. Il limite è che le informazioni fornite sono legate al passato. In pratica sarebbe come una macchina razionale impostata come uno specchietto retrovisore. Se il linguaggio è molto importante per la creazione del pensiero, quanto la macchina può influenzare il pensiero di chi legge se si impegna anche nella scrittura? Se comincia a fabbricare testi e fake news in modo convincente e inopportuno, potrà facilmente manipolare i mercati e fuorviare l'opinione pubblica. Voglio chiudere questa presentazione parlando delle straordinarie potenzialità che l'intelligenza artificiale ha nella comprensione e nella cura di alcune malattie. Possiamo dire che in tutti i campi del sapere scientifico l'intelligenza artificiale, aumentando le conoscenze, apporta un contributo importante e determinante. Ricordo l'accelerazione data dalla ricerca sul genoma umano e alla comprensione del DNA, determinanti per offrire alla medicina strumenti e soluzioni per diagnosi, cura, prevenzione. Sulla base delle conoscenze genomiche avanzate sono stati realizzati i vaccini a mRNA per il Covid e per tante altre malattie. In molti laboratori si stanno sviluppando algoritmi per terapie di precisione per tanti tumori maligni e questo migliorerà sicuramente la capacità di curare questa piaga della nostra epoca che sono i tumori. Ma voglio fare un cenno ad una potenziale applicazione dell'intelligenza artificiale che intriga molto ma allo stesso tempo preoccupa enormemente. Mi riferisco alla BCI, Brain Computer Interface, o interfacce neurali. Si tratta di sistemi che, grazie all'inserimento di elettrodi superminiaturizzati in aree scelte del cervello, possono permettere lo scambio di informazioni fra una macchina e il cervello umano, o fra più cervelli e più macchine, creando una specie di internet mentale. La finalità dichiarata è quella di aiutarci a curare molte malattie, come le paralisi, i danni midollari, o i danni cerebrali, o le malattie neurodegenerative. Ma allo stesso tempo, BCI potrebbe costituire un sistema per modificare le nostre funzioni cognitive in un modo non previsto dall'evoluzione, andando oltre i limiti della nostra storia naturale. In altri termini, si potrebbe intervenire sulla integrità funzionale del cervello, superando le lentezze millenarie dei cambiamenti genetici. Il risultato potrà essere che i nostri cervelli non dovranno necessariamente restare così come li abbiamo ereditati, tanto da mettere in discussione lo stesso concetto di umanità e di metterci nel rischio di essere in balia delle decisioni prese dalle macchine. Fantascienza? Non è fantascienza. Pochi giorni fa la Food and Drug Administration degli Stati Uniti ha autorizzato una delle società di Elon Musk, impegnata proprio dalla BCI,
a portare avanti una sperimentazione sull'uomo, sperimentazione già iniziata con molte critiche sull'animale. Allora, se questi sono i dati, è urgente porci la questione dei limiti dell'applicazione delle nuove tecnologie cerebrali all'uomo se vogliamo preservarne l'identità. Sulla base delle considerazioni fatte finora, cosa possiamo desiderare che arrivi a fare l'intelligenza artificiale? Personalmente ho alcune idee. Penso che essa debba aiutarci a rendere il mondo più giusto. Milioni di persone muoiono di fame o di mancanza di cure. Se nessuno fa niente, nei prossimi 5 anni 150 milioni di bambini moriranno di guerra, di fame, di AIDS, di malaria, di tubercolosi. Deve aiutarci a preservare l'ecosistema evitando i disastri naturali, le pandemie o addirittura il precipizio verso l'estinzione. Deve accelerare il progresso scientifico e quindi migliorare anche le conoscenze sulla nostra mente. Di conseguenza deve migliorare la qualità della nostra vita. Qual è il futuro? Il futuro dovrà vedere un adattamento reciproco in cui le tecnologie dovranno seguire scelte e strategie lasciate sempre nelle mani dell'uomo. Sarà a lui creare basi etiche di controllo in modo che l'intelligenza artificiale si inserisca nella nostra vita senza stravolgerla, ma preservando l'equilibrio globale del mondo e la dignità e la libertà dell'uomo. Nella storia dell'umanità è stato sempre il sapiens che, accettando le sfide, è riuscito a vincerle. Si vince al fuoco le sfide che quotidianamente la natura con la sua potenza ci pone di fronte. Questa volta siamo di fronte a qualcosa creato da noi. Sarebbe assurdo averne paura e temere una sfida che ci siamo dati noi stessi. All'intelligenza artificiale dobbiamo applicare ciò che disse John Fitzgerald Kennedy il 12 settembre del 1962 a Houston, col famoso discorso «We choose to go to the moon». Abbiamo scelto di andare sulla Luna, di fare le altre cose, non perché sono facili, ma perché sono difficili e perché questo obiettivo servirà per organizzare e misurare il meglio delle nostre energie e delle nostre capacità. Ma è importante che tutta l'umanità si dia delle regole e le rispetti, perché la scienza non ricerca direttamente il bene o il male, sta all'uomo usare correttamente i risultati della scienza, che è, come l'ha definita il primo Nobel Richard Feynman, la grande avventura dei nostri tempi. Grazie. Grazie professore, c'è tra i tanti un passaggio del suo libro che mi ha profondamente colpito anche personalmente, dove cita la poetessa americana Mary Howe per ricordarci una cosa che ho imparato da poco, cioè che la memoria è un poeta e non uno storico. Mi ha molto colpito per esperienza personale, perché quando mia madre ha cominciato ad essere aggredita dalla demenza senile, ho scoperto che nel momento in cui svaniva anche la mia identità o i contorni della mia identità ai suoi occhi, un canale di comunicazione permanente, anche se meccanico, era quello poetico. Ricordava le poesie che aveva imparato da bambina, anche se non ricordava più il nome di sua madre o altro. Questo aspetto poetico, ma anche se meccanico, della memoria mi ha lasciato una forte impressione, perché accanto al processo degenerativo di mia madre ho avuto la fortuna di avere un bambino che contemporaneamente acquisiva memoria e facoltà, e quindi ho visto il cervello come funziona ai suoi due estremi, e per me è stato estremamente istruttivo. Anche perché, guardo al mito per deformazione professionale, la storia veniva considerata figlia della memoria dai greci, Mnemosyne era la madre di tutte quante le muse, in un'ottica in cui la storia, che è quello per cui io mi sforzo quotidianamente di lavorare per ricostruirla attraverso le sue testimonianze materiali, nella fase più antica del, diciamo, pre-scrittoria, era poesia, era epica, il mito serviva per suggellare qualcosa che si riteneva fosse importante ricordare. Non so quanto questi spunti siano sensati, però questa frase poetica che lei ha inserito nel suo libro mi ha molto stimolato. Ha detto delle cose molto, molto interessanti, molto giuste. La memoria era la base del racconto. Prima, ritorniamo al discorso dei Sumeri, prima che i Sumeri inventassero la scrittura, la cultura andava avanti col racconto, il racconto necessitava della memoria. La memoria è il filo della rana che ci dà costantemente il senso della nostra identità. E poi ci sono due cose interessanti che vanno nel rapporto tra computer e cervello umano.
cervello umano ha 86 miliardi di neuroni, milioni di miliardi di connessioni, ma sono insufficienti a far fare tutte le cose che deve fare. Non possiamo implementarle come facciamo con un computer. Per questo dobbiamo dimenticare. Diceva Borges che l'oblio fa parte della nostra mente. Se noi ricordassimo tutte le cose non avremmo più spazio per immaginarne altre. Quindi per questo il ricordo è un poeta, perché ci dà delle piccole nozioni e noi dobbiamo poi ricostruire una storia, ricostruire la nostra mente, un nostro ricordo, che non è mai come l'abbiamo ricostruito la volta prima e che non sarà mai come lo ricostruiremo la volta dopo. Fantasia, immaginazione, poesia. E forse è bello questo come morale, l'intelligenza artificiale non sarà mai in grado di dimenticare. Grazie. Allora ci spostiamo, come è stato anticipato da Baretta ma anche da Corbucci, in un settore importante, quello dell'imprenditoria che si occupa di questi temi, il dialogo fra pubblico e privato che non deve mai essere un'utopia ma è bene che sia qualcosa di concreto perché è vitale, energico e stimolante. E quindi chiamo qui Valeria Sandei, CEO di Alma Wave, che è un'azienda italiana leader nell'intelligenza artificiale, nell'analisi del linguaggio naturale, propone tecnologia proprietaria all'avanguardia e servizi applicati per concretizzare il potenziale dell'intelligenza artificiale nelle evoluzioni digitali di aziende e pubbliche amministrazioni. Quanto bisogno abbiamo di intelligenza naturale e artificiale nella pubblica amministrazione? Ci aiuti? Certo, difficile intervenire dopo visione, una lettura del mondo, dell'evoluzione splendida, coerente, che mi ha fatto riflettere, bellissimo, quindi lo ringrazio. Allora, io pure ho una presentazione. Voglio parlare da qui, finisce? Sì, o manovrare, sì. Allora, io oggi vi vorrei parlare di qualcosa di positivo, di un aspetto direi anche entusiasmante legato all'intelligenza artificiale, forse andando oltre a quella che è la discussione già trattata molto meglio da chi mi ha preceduto sulla natura dell'intelligenza artificiale, sulle complessità, sui timori e su tutte le sfide anche etiche e di sviluppo che ci sono su questo tipo di tecnologia. Togliendo di mezzo la super intelligence, la Nick Broston, quindi la macchina che si autodetermina e che appunto guida e determina la propria coscienza. Oggi c'è senz'altro un dibattito fondamentale in Europa e in generale nel mondo su come debba essere sviluppata l'intelligenza artificiale, quindi sui principi etici che sono alla base dell'intelligenza artificiale, sulla gestione dei dati, sul rispetto dei dati sensibili delle persone e sul rischio che è connesso alle diverse applicazioni di intelligenza artificiale. L'Europa per prima, ha ricordato il collega del garante, si sta muovendo nella direzione di dare una lettura di questi rischi e anche delle linee guida, e quindi ci spostiamo al centro di questo disegno. Al centro c'è la persona oltre alla tecnologia. Uno dei principi cardine dell'ethical AI è proprio l'accountability, la responsabilità che rimane in capo alla persona nell'uso della tecnologia. E pensando proprio alla persona si vede anche il sereno, quanto l'intelligenza artificiale possa essere per noi uno strumento fondamentale per migliorare la qualità della nostra vita, per predire tematiche di natura medica, per migliorare quella che è la qualità non solo di un paziente, la vita nel rapporto con la pubblica amministrazione, la gestione delle risorse naturali, l'automazione di processi che possono essere svolti in maniera molto più semplificata. L'intelligenza artificiale è inclusione, è semplicità, è anche riduzione delle barriere di dialogo, e questo secondo me è l'elemento positivo su cui poi va a ricentrare tutto quello che è il nostro sviluppo. Quindi togliendo l'aspetto che tutti conosciamo come consumatori, il cellulare, cosa c'è a bordo, i navigatori, anche questo è stato molto interessante e ci riporta ogni giorno a capire quanto siamo già oggi diciamo legati ad un uso quotidiano dell'intelligenza artificiale. Io credo che la vera sfida sia capire quanto queste nuove tecnologie possano essere per noi
importanti come cittadini, quanto possano trasformare tanti comparti e tanti settori dell'economia a partire dal mondo pubblico e quanto possano essere di aiuto al nostro territorio e al nostro ambiente. Quindi l'intelligenza artificiale non è solo timore, il timore si deve governare con la consapevolezza, con le regole, con le linee guida, ma è anche possibilità di qualità della vita. Allora vi volevo portare qualche rapidissimo esempio, giusto per ampliare quello che poi è la discussione operativa su tutte queste tematiche: transizione ecologica, turismo, cultura, sanità o anche soltanto l'efficientamento della macchina pubblica. Oggi l'intelligenza artificiale è un perno fondamentale per un futuro verde sostenibile. Ricordiamoci che grazie a queste tecnologie si può analizzare il territorio, si possono prevedere le perdite delle risorse idriche, ad esempio, quanto sono importanti le risorse idriche, gas, i gas naturali, tutta l'evoluzione verso l'idrogeno. Ecco, l'intelligenza artificiale è fondamentale, prevedere le perdite significa avere risparmio, significa governare la nostra risorsa più preziosa, e qui c'è una goccia d'acqua non a caso. Quelle sigle che vedete a lato sono esempi di sistemi informatici che consentono appunto di fare questo, di intervenire, di migliorare la gestione dei network e delle reti, di capirlo su base puntuale geolocalizzata e di migliorare le nostre città, quindi strumenti a supporto delle decisioni, strumenti per pianificare il verde, strumenti per capire come può cambiare il nostro territorio a fronte degli interventi che mettiamo in campo. L'intelligenza artificiale è fruizione del turismo, è capire quando arriveranno i turisti, se ci saranno tematiche di overcrowding, dove indirizzarli, come valorizzare quelli che sono i differenti contesti, dagli hotel alla qualità percepita, ai passaggi delle persone, tutto questo per migliorare l'attrazione delle nostre città, per migliorare la gestione del territorio, per migliorare la comprensione delle nostre località. È fruizione, è esperienza in linguaggio naturale, è multilinguismo nativo, la possibilità di comprendere, di parlare, di fruire di tutti i contenuti in tutte le lingue del mondo. Tutto questo è intelligenza artificiale, tutto questo è un futuro migliore e possibile oggi. L'intelligenza artificiale è patrimonio culturale, mi è piaciuta questa immagine che hanno fatto i grafici, fruire del nostro patrimonio culturale in modi diversi, navigarlo, rendere ogni informazione connessa in un concetto di metaverso, un concetto che in informatica è il metadato, quindi esiste il dato ma esistono anche tutti quegli altri dati che noi andiamo a correlare, che ci permettono di entrare in un contenuto, di arricchirlo, di capirne sempre di più, di navigarlo. Anche qui intelligenza artificiale è valorizzazione di asset fondamentali che sono quelli tipici della nostra cultura, del nostro paese, della nostra storia e della nostra civiltà. Ed è anche salute. Tutti abbiamo ascoltato con attenzione le parole del professor Maira, ma salute oggi significa anche concepire un'idea di assistenza e di medicina che permetta alle persone di curarsi a casa. E la telemedicina di oggi è una telemedicina che si basa su tantissimi dati, su tantissimi sensori, su tantissime informazioni. Queste informazioni, per essere a disposizione di un medico e quindi di una persona, devono essere fruibili. E dunque ecco che dal connubio fra la mente medica e la mente informatica possono nascere nuovi strumenti che sono di supporto a permettere la miglior gestione del paziente a casa. Tutto questo non è il presente, è ancora il futuro, e tutto questo passa per percorsi di studio, di certificazione, di test sul campo, quindi come deve essere. Però ricordiamoci quanto potrebbe essere importante per la gestione delle nostre strutture sanitarie, ma per la vita di tutti noi come persone, pensare a questo tipo di futuro. Un grande architetto appunto ha detto che il migliore ospedale che disegnerà sarà quello che è la casa di ognuno di noi. Ecco, in questo senso, ovviamente semplificato le sue parole, di nuovo l'intelligenza artificiale può essere un'opportunità di straordinaria rilevanza. E da ultimo la pubblica amministrazione, dati, informazioni, persone che devono navigare quantità
notevolissime di documenti che spesso sono in italiano e nelle altre N lingue internazionali. Intelligenza artificiale significa portare efficienza, significa semplificare i processi, significa in ultima istanza permettere a tutti i cittadini di fruire al meglio tutti i servizi. Quindi a mio parere dobbiamo sempre essere attenti, consapevoli, capire quale debba essere il percorso più opportuno per sviluppare tante intelligenze artificiali che fra loro connesse risolvano problemi. Questo è il perno fondamentale, identificare le problematiche che vogliamo risolvere, identificare quelle problematiche che permettono di evolvere e di far crescere la nostra società e capire entro quali confini queste cose debbano essere attuate. Non c'è nulla di male nel concepire delle regole e qualunque tipo di tecnologia deve essere, a mio parere, non solo l'intelligenza artificiale, un mezzo per migliorarci, ma non deve mai essere un fine che si persegue senza regole. Grazie davvero, ci sentiamo più sostenuti nel sapere di poter contare su realtà come la sua o comunque su un futuro prossimo che ci renderà casa nostra con anche per cose che a casa nostra non potevano essere. Io dico sempre che il museo va inteso come una casa per tutti, uno deve sapere che sta entrando in un luogo che è parte del suo patrimonio, ma insomma questa idea di casa, le tecnologie dovrebbero rendercela più familiare, senza il timore poi di evaporare in una dimensione dove tutto è meta, nel senso sia di metà del reale o di meta in quanto obiettivo. Abbiamo obiettivi più nobili da perseguire, grazie appunto ad Alma Wave e aziende che sanno reinventarsi come la SIAE, perseguendo appunto l'evoluzione delle tecnologie. Io ho conosciuto questa realtà anni fa grazie a Simona, ma ne ho conosciuto l'evoluzione conoscendo quelli che sono stati i fondatori, Aldo Sciamanna, Vincenza Corinaldesi, che sono partiti in un'epoca in cui appunto c'erano tecnologie lontanissime da quelle attuali, che hanno saputo affrontare tutte le sfide sempre con grande coraggio e creatività, senza tralasciare però l'attenzione per la cultura e la promozione culturale che gli fa onore attraverso la Fondazione di Acultura. Per cui è per me un grande piacere dare la parola al direttore generale SIAED, Marco D'Agostino, che ci parlerà dell'intelligenza artificiale, ma dai suoi confini, umanizzare le tecnologie. Grazie, grazie mille, grazie a tutti voi per essere qui e soprattutto ringraziare, diciamo, i colleghi per avermi dato la possibilità di portare la nostra esperienza, i nostri investimenti, quello che abbiamo fatto per inserire all'interno della nostra catena, della nostra società, soluzioni come l'intelligenza artificiale. Come ricordavano i colleghi poco fa, diciamo, l'intelligenza artificiale è nata tantissimi anni fa, parliamo di oltre 60 anni fa, quasi 70 anni fa, dove in realtà l'intelligenza era un'idea di qualcosa che poteva essere realizzata, che poteva essere utile per supportare l'uomo nella trasformazione, tutto quello che poteva portare a casa. Effettivamente ad oggi è ancora così, ci sono tante problematiche che vengono trattate oggigiorno sull'intelligenza artificiale, che sono legate ovviamente al suo impiego in ambito, abbiamo visto prima, sanitario, pubblico, del privato sicuramente, e sono soluzioni che effettivamente sono nate veramente tanti anni fa e che hanno subito un'accelerazione enorme solo negli ultimi anni. Questo grazie a cosa? Grazie ovviamente all'evoluzione tecnologica. Quindi sono strumenti che lavorano utilizzando dati, le banche dati di cui si parlava prima, col garante della privacy, sono fondamentali per l'evoluzione dell'intelligenza artificiale, perché un uomo è capace di ragionare, di elaborare informazioni sulla base ovviamente delle esperienze che ha fatto, sulla base delle proprie emozioni, come vedevamo prima. In realtà i sistemi di intelligenza hanno questo vincolo, cioè non sono in grado di poter, ad oggi almeno, cercare di gestire tutto quello che riguarda l'emozione, la creatività, la coscienza,
delle ballet di cui si richiamava poco fa nelle slide. Io posso dirvi la mia esperienza, io sono un ingegnere informatico, ho cominciato a studiare l'intelligenza artificiale 25-30 anni fa, più o meno sui banchi universitari, dove si faceva molta teoria e poca pratica. I sistemi di intelligenza erano già presenti, se ne utilizzavano, ma più che altro nei laboratori dove si faceva ricerca, dove si stava cercando di capire in che modo questa tecnologia potesse essere utilizzata per supportare l'evoluzione dell'uomo. L'uomo al centro, l'immagine che ha presentato prima la dottoressa Sande è molto interessante, è così che noi dobbiamo vedere l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale, come tutte le tecnologie, sono tecnologie a supporto del modello di trasformazione di vita dell'uomo. Abbiamo tantissimi esempi di utilizzo di intelligenza artificiale, basti pensare a quelli che normalmente utilizziamo nelle nostre case. Immagino tutti abbiamo dei sistemi di domotica banalissimi, sono strumenti, ecco, non bisogna arrivare a strumenti di intelligenza artificiale complessi. Basti pensare anche all'evoluzione che quelli piccoli semplici stanno introducendo all'interno del nostro modo di vivere. Quindi parlavo di un sistema di domotica che banalmente è in grado di poter modificare la temperatura all'interno di un ambiente, quindi riuscire ad interagire con l'ambiente circostante e a modificare le proprie azioni, ovviamente sulla base di quelle che sono le necessità. Necessità che sono legate una volta a modelli di programmazione, quindi statici, ad oggi in realtà legati a modelli evolutivi che sono in grado di crescere e di accrescere le proprie competenze sulla base delle informazioni a disposizione. Quindi più informazioni abbiamo, più sono in grado di poter elaborare, più sono in grado di potersi comportare in un modo simile a quello che è la persona. Parliamo di intelligenza, ma in realtà parliamo anche molto di azione. Banalmente questi strumenti che sono presenti nell'uso quotidiano, quindi domestico, come i sistemi, gli assistenti vocali, tutti abbiamo dei dispositivi che si chiamano Alexa, per esempio, all'interno degli immobili. Io non ne potrei fare più a meno, sinceramente. Una volta la mattina mi alzavo, guardavo la televisione per vedere il notiziario, ad oggi le notizie le chiedo ad Alexa. Prima di uscire di casa per calcolare il percorso di cui parlava poco fa, per andare da casa al lavoro, e invece di guardarlo su un'app, invece di cercarlo su uno stradario, lo chiedo al dispositivo che è in grado di potermi supportare nel capire qual è la migliore strada e qual è il tempo. Il tempo inteso come la giornata, il meteo, anche quello la mattina fa parte dell'abitudine di, credo, quasi tutti noi, quando usciamo, capire se fa freddo o fa caldo, come vestirci, come comportarci. Ecco, questi strumenti sono strumenti che sono entrati nella vita comune di tutti noi, a volte li utilizziamo anche in maniera inconsapevole, che siano strumenti di intelligenza, quindi strumenti che lavorano sulla base di input che ricevono. Lo stesso Alexa, giusto per fare un confronto, io la utilizzo in maniera importantissima quando sono sulla porta di casa. Ho tre figli, quindi la televisione è sempre accesa. E quando alla fine devi correre per uscire di casa, l'unica cosa che non trovi per uscire è il telecomando per spegnere la televisione. La cosa più bella è che questi dispositivi adesso sono in grado di interagire con altri dispositivi, quindi sulla soglia della porta di casa io dico Alexa, spengi TV, e sono pronto a poter uscire senza dover cercare ovviamente il dispositivo. Ecco, diciamo, questi strumenti anche dai più semplici sono entrati nel nostro modo normale di poter vivere, stanno migliorando, stanno cambiando il nostro modo di vivere, così come succede nell'ambito domestico, sta succedendo nell'ambito industriale. L'abbiamo visto prima in alcune presentazioni, la pubblica amministrazione, la sanità, il privato, ovviamente nell'ottica di trasformazione digitale, di tutto quello che succede ad oggi nel mondo, che ci supporta nell'evoluzione di quello che noi ad oggi facciamo, stiamo cercando di utilizzare tecnologia. Perché? Perché la tecnologia è quella che ci aiuta a snellire, a semplificare, a migliorare quello che normalmente noi facciamo. La società che rappresento, SIAID, è una società che si occupa principalmente di business process outsourcing, e le attività che svolge sono legate al mondo del back office. Un'attività operativa, per rientrare nell'ambito dell'utilizzo di queste tecnologie e darvi dei casi pratici, noi abbiamo utilizzato dei sistemi di business process automation per replicare il lavoro che svolge un operatore. Quindi attraverso questi strumenti, dove il nostro compito principale è quello di leggere documenti, analizzare questi documenti,
clienti, estrapolare informazioni rilevanti ed eseguire delle attività legate ovviamente alle informazioni che abbiamo raccolto. Questo fa parte del lavoro dell'uomo, ma se lo dovessi confrontare con un sistema di domotica, come dicevo poco fa, fa le stesse identiche operazioni. È un sistema che interagisce con il mondo esterno, che riesce a interagire sulla base delle informazioni che raccoglie e che sulla base delle regole che ha impostato o che ha fatto crescere, nel frattempo analizzando i documenti, riesce ad eseguire. Ecco, questo è per noi è stato un progetto di ricerca che ci ha portato avanti per tanti anni per cercare di capire in che modo poter efficientare, poter semplificare il lavoro e comunque supportare a un processo di trasformazione nostro come azienda, ma anche dei nostri clienti. Effettivamente è quello che si sta cercando di fare e uno dei problemi principali di questa crescita, di questa distribuzione tecnologica in larga scala, direi che è la parte relativa all'ambito scolastico, quindi alla possibilità di istruire persone nuove nell'utilizzare queste tecnologie, perché queste tecnologie in questo momento stanno prendendo sempre più piede. Le persone le stanno utilizzando, i ragazzi, ad oggi prima si parlava del metaverso, i ragazzi sono entrati in questi mondi che per loro sono molto attrattivi. Io personalmente, ripeto, come ingegnere sono molto attratto da queste tecnologie e dall'evoluzione che hanno avuto, perché ho cominciato 30 anni fa a studiarle, ma non ne toccavo con mano nessuna. Ad oggi invece questi strumenti fanno parte del mio mondo, del mio modo di vivere, sia in ambito lavorativo, ripeto, ma anche in ambito domestico. E l'evoluzione che stanno traguardando ovviamente è un'evoluzione veramente molto molto dinamica. Prima si parlava di ChatGPT, sono 6 mesi più o meno che è stato lanciato, sono solo 6 mesi, 150 milioni di utenti. Cioè vuol dire che la tecnologia sta crescendo velocemente, vuol dire che l'attrazione delle persone nell'utilizzare questa tecnologia è molto importante, bisogna sicuramente regolamentarla. L'altro tema importante che proprio ieri è uscito Europea è quello dove si stanno definendo delle regole per l'utilizzo, ma le regole devono essere fatte non per limitare, come si diceva poco fa, l'utilizzo della tecnologia, bensì per standardizzare, per normare in che modo questa tecnologia possa essere utilizzata per traguardare l'obiettivo della tecnologia che noi dobbiamo avere, che è quella di mantenere l'uomo al centro del mondo. Quindi l'uomo deve essere in grado ovviamente di poter gestire la tecnologia, di farla crescere, di farla evolvere, ma sicuramente di governarlo. Ci sono aspetti, ripeto, che non possono essere gestiti, ci sono aspetti che l'intelligenza artificiale in questo momento ancora non è in grado di fare. Quali saranno i limiti di queste soluzioni al momento? Per quello che posso dire, immagino non ce ne siano, nel senso che in questo momento i limiti ce li stiamo dando noi. Umanizzare una tecnologia vuol dire prendere le tecnologie e provare a portarle, a comportarsi come un uomo, provare a dare le capability che ha un uomo ad un sistema automatico, che è in grado ovviamente, ripeto, di interagire. E qui si parlava pure poco fa di creare degli assistenti, delle situazioni virtuali in cui le persone si scambiano informazioni con qualcuno che non conoscono. Questa è la realtà di fatti ad oggi, quindi sicuramente non è una cosa che possiamo fermare né che possiamo in qualche modo limitare. Quello che possiamo fare è cercare di capire in che modo convogliare queste tecnologie, queste necessità che poi all'uomo, perché l'uomo alla fine ha la necessità di trasformarsi, ha la necessità di investire in innovazione, è l'uomo stesso che cerca di cambiare il proprio modello di business, il proprio modello di vita, il proprio modello di lavoro. Uno dei temi principali che ho affrontato in azienda, che noi abbiamo affrontato in azienda, è stato quello ovviamente di far digerire ai colleghi la trasformazione. Cioè il fatto di poter dimostrare che uno strumento informatico, automatico, una macchina possa essere in grado di fare la stessa attività di un operatore ha creato tante insicurezze in ambito lavorativo. Sicuramente prima si parlava di una decrescita di alcune tipologie di lavoro, ma questo è normale, è fisiologico, così come lo è stata la rivoluzione industriale degli ultimi 50 anni, 60 anni. Cioè quell'evoluzione ci ha portato effettivamente a avere un cambio. Questo cambio deve essere cavalcato. L'intelligenza artificiale è un'opportunità, non deve essere un limite, è un'opportunità che va indirizzata, va gestita, ma è un'opportunità che dobbiamo assolutamente cogliere. Deve darci la possibilità ovviamente di trasformare il nostro modo di vivere per stare meglio. Si parla
parlava della IA applicata al mondo della sanità. Un paio di settimane fa leggevo un articolo dove si diceva che un sistema di intelligenza artificiale era riuscito ad identificare la formula di un antibiotico in poco più di 2 ore, cosa che diciamo, il gruppo di ricerca e il laboratorio associato hanno stimato che potevano eseguire le stesse attività, le stesse verifiche in giorni se non settimane. Ecco, questa è la potenzialità di questi strumenti, noi per questo dobbiamo utilizzarli. Ovviamente dobbiamo sfruttarli al massimo per poter trovare il beneficio che serve a noi per poter crescere, per poter essere più intelligenti dell'intelligenza artificiale. Noi dobbiamo crescere da questo punto di vista. Sicuramente metterci dei limiti è sbagliato, darci delle regole è fondamentale, anche perché le regole sono le uniche cose che ci permettono ovviamente di crescere in un indirizzo che è quello che poi abbiamo sempre seguito. Qualsiasi rivoluzione industriale, qualsiasi evoluzione, qualsiasi cambiamento che noi abbiamo avuto negli ultimi 50 anni quasi, poco di meno, ma negli ultimi 100 anni è sempre stato legato a questo. Quindi dare delle regole per cercare di capire in che modo veicolare un'evoluzione. In questo caso parliamo di evoluzione tecnologica, ma l'evoluzione tecnologica è applicata, ripeto, a qualsiasi ambiente, a qualsiasi settore. E ad oggi tutte le aziende stanno investendo in questo. Perché? Perché questi sistemi sono in grado di dare dei risultati di efficienza, di qualità, ovviamente di tempestività. Prima si faceva un altro esempio, senza l'intelligenza artificiale non avremmo potuto riconoscere o trovare delle soluzioni al Covid. Effettivamente è così. Cioè, se non avessimo avuto potenza di calcolo enorme, calcolatori come si diceva prima, e mole di dati enorme, l'intelligenza artificiale sarebbe rimasta a 50 anni fa. Grazie Marco. Sì, non bisogna avere paura che le tecnologie ci sostituiscano, però è fondamentale governarle, sono pienamente d'accordo. Torniamo un po' all'orizzonte del mito, all'orizzonte umanistico con Simona Sarchirico, direttrice responsabile di archeologie, storia, antropologia, museologia, arte, ideatrice della manifestazione Roma Archè. Prosegue il discorso che ha iniziato col numero della rivista del dicembre scorso e ci introduce alle tematiche di questa 3 giorni sul tema della natura e della cultura, di nuovo unite o separate a seconda delle prospettive dall'AI cosiddetta commerciale. Le macchine degli dèi alle origini dell'intelligenza artificiale è il suo titolo. Grazie. Buongiorno a tutti. Rappresentando la Fondazione Dia Cultura, che organizza la manifestazione Roma Archè parla l'archeologia, io ci tengo prima di tutto a introdurvi il tema della 12ª edizione che ci ha portato oggi appunto a parlare di intelligenza artificiale. Il soggetto scelto per questa edizione è stato questo potente binomio filosofico natura e cultura, e l'obiettivo di tutti i convegni e delle conferenze della manifestazione che si protrarrà poi per altri 2 giorni a Villa Giulia è proprio di indagare l'intreccio sempre più complesso fra questi 2 concetti. E ci sarebbe un PowerPoint? Quindi? Alla base della nostra scelta c'è il rapporto con la natura, che oggi è una questione, mi preme sottolineare, quanto mai politica nel senso letterale del termine, in quanto ha a che fare con il destino collettivo della polis, quindi la città, in un mondo che è cosmopolita e del quale siamo tutti cittadini, in un'era che è quella della globalizzazione, sebbene purtroppo non abbiamo tutti gli stessi diritti. In questo nuovo rapporto la natura è da considerare un vero e proprio attore sociale al pari di quello umano, con cui non dobbiamo entrare in opposizione, ma invece finalmente in pacifica e prolifica interazione. Allora, le terre di frontiera da indagare, in cui natura e cultura in maniera evidente non si oppongono più tra loro, ma anzi quasi si sovrappongono, secondo i filosofi contemporanei, sono la questione ambientale, di cui parleremo domani a Villa Giulia, e poi appunto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, le neuroscienze, il mondo della robotica e delle nanotecnologie. Proprio dello sviluppo dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle neuroscienze stiamo parlando qui oggi, cercando di esplorare insieme
i meandri di questo prodotto iperculturale che rende sempre più sfumato il confine tra umano e non umano e quindi tra cultura e natura. L'antropologo danese Thomas Eriksen, in un suo lavoro recente, scrive che nel mondo attuale la natura è in un certo senso collassata nella cultura, intendendo dire con questo che non c'è spazio o processo naturale oggi che non sia toccato dalla mano dell'uomo, in quella che alcuni hanno definito l'antropocene, ossia l'era nella quale l'impatto umano sul pianeta ha raggiunto per la sua forza trasformativa il livello di scala di un evento geologico. Pensandoci bene però, l'uomo è sempre stato anche un essere naturale, così come da sempre la natura è anche cultura. Come suggerisce il filosofo Rocco Ronchi, per interrogarci sul cambiamento di paradigma in atto, occorre quindi ripensare l'uomo nel suo rapporto con la natura nei termini innanzitutto di Homo Faber, prima che di Homo Sapiens, quindi di un essere intelligente che è in grado di sviluppare, trasformare, creare ex novo le sue capacità cognitive attraverso l'interazione ininterrotta con gli strumenti che lui stesso fabbrica e che agiscono sull'ambiente, ambiente che a sua volta agisce su di lui. A proposito di Homo Faber, gli antichi in tempi talmente remoti da essere insospettabili avevano già intuito e provato a immaginare oggetti automatizzati. I Greci, ad esempio, individuavano in Efesto, il vulcano dei Romani, una sorta di profeta dell'odierna robotica. Lui, il fabbro per antonomasia, la divinità del fuoco, dei metalli, dell'ingegneria, dell'artigianato, cosa faceva? Progettava e realizzava creature animate che avevano il compito di custodire e proteggere. Questi automi, nelle descrizioni, somigliano molto da vicino ai sofisticati androidi dei nostri tempi. La memoria va subito a Talos, il gigante di bronzo sentinella dell'isola di Creta, totalmente invulnerabile eccetto per una vena scoperta poco sopra il tallone. Talos fu poi, per così dire, disattivato da uno degli argonauti grazie alla terribile maga Medea, che potremmo definire un'antesignana degli hacker, che facendolo impazzire diede modo poi a Teante, l'arciere argonauta, di scagliare la sua terribile freccia e appunto disattivare Talos. Il gigante Talos non è naturalmente l'unico androide forgiato da Efesto nella sua fucina attivissima sull'Etna. Ad aiutare l'ingegnere divino nella realizzazione di questi meravigliosi automi, oltre ai terribili ciclopici, sono dei servi meccanici e delle ancelle d'oro semoventi, e lo leggiamo addirittura nell'Iliade. Altra creatura androide prodigiosa uscita dalla forgia di Efesto ce la descrive Esiodo nelle opere I Giorni ed è la prima donna mortale, Pandora, plasmata per volere di Zeus, plasmata da Efesto per volere di Zeus per punire Prometeo, come già citato da Valentino, che aveva svelato il fuoco divino agli uomini, rendendoli immortali. Passando invece dal mito alla storia, l'archetipo dell'automa, quindi di un essere antropomorfo meccanico prodotto in laboratorio dall'uomo, può essere rintracciato nel mondo ellenistico, sempre fra i greci, in cui il termine mechanè, macchina, veniva inteso come un espediente per andare contro la natura. Quindi l'immaginario mitologico degli androidi di Efesto sembrò a un certo punto prendere vita nelle opere degli scienziati ellenistici. Così Ctesibio, attivo ad Alessandria d'Egitto nel III secolo a.C., descriveva nei suoi trattati un ampio novero di automi da spettacolo per effetti speciali. Filone di Bisanzio nel III secolo a.C. aveva riservato un libro del suo trattato di meccanica alla costruzione degli automi, opera perduta ma citata da Erone di Alessandria nel I secolo d.C., che era anche un profondo conoscitore di Euclide e di Archimede. Negli automata di Erone d'Alessandria c'è un frammento molto interessante in cui viene descritto uno spettacolo teatrale recitato completamente da automi. Tra i congegni meccanici più sorprendenti dell'antichità c'è poi la straordinaria macchina di Anticitera, conservata ad Atene nel Museo Archeologico Nazionale, che è il più antico calcolatore meccanico conosciuto ed è considerata una sorta di precursore del moderno computer, quindi risalente ad alcuni studi per alcuni studi al 150-100 a.C. È una macchina che proviene da quella che alcuni si sono spinti a definire la Silicon Valley dell'antichità, ossia l'isola di Rodi. Fu quindi rinvenuta in frammenti e risultò essere un antichissimo e complesso calcolatore per il calendario solare e lunare.
Questa ovviamente è solo una rapidissima carrellata, perché gli esempi di automi nell'immaginario antico sono davvero tanti, e in genere l'idea del robot, che è un termine che abbiamo introdotto solo nel 1900 nel nostro linguaggio, è connessa a qualcosa di utile che aiuta e sostiene l'uomo, e l'intelligenza artificiale dovrebbe in un prossimo futuro consentire a questi robot proprio una piena autonomia di movimento e di decisionalità. Come abbiamo sentito anche dagli interventi precedenti, non mancano però già adesso usi che sono da considerare quantomeno ambigui dell'intelligenza artificiale. Ed è il caso di uno dei fake archeologici più discussi degli ultimi tempi, cui vale la pena fare un cenno in questo contesto. E tutto comincia nei giorni successivi a un'importante scoperta, che è quella di San Casciano dei Bagni in provincia di Siena. Infatti l'8 novembre 2022 viene data alle stampe la notizia di un ritrovamento straordinario di 24 bronzetti, che sono piccole statue in bronzo di epoca etrusco-romana. L'evento è considerato eccezionale perché i reperti archeologici sono in bronzo e di quest'epoca erano note finora per lo più in terracotta. Allora, successe pochi giorni dopo questo straordinario ritrovamento che un artista realizzasse un'immagine falsa ispirata alle statue con un programma di intelligenza artificiale, e la vedete qui. L'applicazione AI Midjourney. Quindi poi l'ha diffusa sul suo profilo personale Facebook, accompagnata da una didascalia un po' ambigua che diceva "trovate", ma senza fare riferimento a San Casciano. E la foto ha iniziato a circolare online, diventando rapidamente virale e addirittura il simbolo di questo ritrovamento importante. Il problema è che la maggioranza delle persone non ha ovviamente ancora gli strumenti per distinguere tra realtà e immagini realizzate da un'intelligenza artificiale. Quindi, per esempio, il numero anomalo di dita che vedete in questa immagine, che sono 7 e che hanno fatto sì che il bronzetto venisse definito polidattilo di San Casciano, ha fatto ipotizzare che la statuetta rappresentasse un fedele afflitto da qualche malattia piuttosto che un falso. Essendo il software, a detta degli esperti, molto facile da utilizzare, quindi non si fa fatica a immaginare che in un prossimo futuro potremmo essere addirittura sommersi da immagini false create con oppure realizzate da intelligenza artificiale. E quindi occorre porsi subito il problema etico, ragionando su come difendere la realtà da chi fa un utilizzo scorretto della tecnologia. Probabilmente è per questo che da diversi anni l'Unione Europea ragiona di vero e proprio codice etico, anche se abbiamo sentito che poi la realizzazione oggettiva ci sarà, pratica ci sarà magari, speriamo, entro il 2025, però si ragiona almeno dal 2019 di codice etico e quantomeno di linee guida. Il documento primigenio, quello a cui mi riferisco, che è appunto del 2019, è stato predisposto da un gruppo di 52 esperti rappresentati da informatici, ingegneri, ma anche giuristi, filosofi e matematici, e il punto di partenza è stato che l'intelligenza artificiale deve avere l'uomo al centro e deve essere al servizio dell'interesse collettivo per migliorare il benessere e garantire la libertà di tutti. Nel terzo numero della rivista della Fondazione Archeologie abbiamo voluto approfondire diversi mesi fa proprio il tema dell'intelligenza artificiale, anche e soprattutto poi nelle sue applicazioni culturali, questa grande diffusione che abbiamo potuto anche apprezzare dagli interventi che mi hanno preceduto di queste nuove tecnologie praticamente in ogni campo. Ci siamo quindi rivolti al Museo Nazionale Etrusco di Villa Giulia, che oltre ad essere partner scientifico e sede ospitante di Roma Archè, è un luogo della cultura attivissimo in tutto ciò che riguarda la sperimentazione di nuove tecnologie che agevolino la fruizione e il benessere del pubblico. Abbiamo quindi ospitato nelle pagine della nostra rivista il progetto Neuro Artifact, di cui a breve ci parlerà la professoressa Ferrara, qui tra l'altro è anche il progetto poi del Politecnico di Torino, che sarà esposto dalla professoressa Minucciani, e nella composizione del numero ci siamo poi affidati a esperti di diversi settori, a partire dai referenti naturalmente dell'azienda informatica SIAED, che nel 2012 ha dato vita alla Fondazione di Accultura e che, come avete potuto sentire dall'intervento del direttore, ha oggi nell'intelligenza artificiale uno dei suoi principali ambiti di ricerca e occupazione.
Mi prendo solo un altro minuto perché vorrei in questa sede ringraziare il presidente della Fondazione Aldo Sciaman per aver sempre fortemente voluto e creduto nei progetti della Fondazione di Accultura, e a lui va il mio più sentito ringraziamento e naturalmente quello dei colleghi. Però nel cedere adesso la parola ai relatori che verranno, vorrei finire con le parole dell'antropologo Matteo Canevari: che sia il cielo a essere caduto sulla terra, come temevano alcuni popoli antichi, o siamo noi invece ad aver realizzato sotto forma di incubo il sogno tutto moderno di dare l'assalto al cielo, innalzando gli uomini a dei, che qualcosa stia cambiando nel rapporto tra uomo e natura appare sempre più evidente. Questa cavalcata che insomma ha dato un senso a tutto quello di cui stiamo parlando oggi e parleremo nei prossimi oggi e nei prossimi giorni, come appunto contesto concettuale nel quale sono calate poi le riflessioni che Romarché cerca di stimolare. Come hai appena detto, adesso è la volta della professoressa Vincenza Ferrara, che è a capo di un gruppo nutritissimo. Non è possibile citare tutti quanti i nomi dei componenti del progetto NeuroArtifact, di cui insomma si è parlato in anteprima sul penultimo numero della rivista. Vincenza ci onora della sua collaborazione con il Museo di Villa Giulia da tanti anni ormai, e penso che siamo anche cresciuti insieme, e il museo ha contribuito a creare ulteriori relazioni e riflessioni nei campi che tu frequenti ormai da molti anni, portando un vessillo in Italia che non era molto frequentato. A te la parola. Grazie, e devo dire appunto, come ha già detto il direttore, caro amico ormai da anni, Valentino Nizzo, e la collaborazione, io appunto sono già direttrice, quindi continuo il mio lavoro di ricerca, ma l'ho fatto un'ultima cosa come direttrice del laboratorio di Arte Medical Humanities, e mi sono occupata mi continuo a occupare di introdurre le arti nell'ambito della formazione medica e sanitaria per migliorare le competenze dei nostri curanti e anche nella limitazione dello stress. Devo dire che in questo, prima della pandemia, insomma quello che è stato possibile, gli studenti del corso di laurea di medicina e di scienze infermieristiche della Sapienza hanno frequentato il museo proprio nazionale etrusco proprio in una funzione di formazione, quindi insomma, devo dire che, come è stato detto, la collaborazione è sempre stata aperta a un po' suggestioni particolari. Ma veniamo alle neuroscienze e al progetto appunto di cui si è parlato, è stato citato il progetto NeuroArtifact. È un progetto che ha visto la collaborazione di alcuni laboratori di Sapienza, della Duke University, del Museo Nazionale Etrusco e di una startup Brandsegni, che appunto nasce dalla Sapienza. E gli obiettivi del progetto sono stati quelli di indagare attraverso rilevamento di dati biometrici e neurofisiologici, e quindi utilizzo di strumenti tecnologici particolari per indagare l'impatto degli oggetti museali, iniziando appunto da quelli archeologici e quindi dal Museo Nazionale Etrusco, sulle persone, sui visitatori, in termini di coinvolgimento emotivo, benessere, apprendimento e sviluppo cognitivo. Ovviamente questo in relazione a quelle che sono il risultato di tante indagini a livello internazionale per quanto riguarda il benessere e la salute, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha fatto degli studi e ci indica come questo possa essere utile, e proprio il patrimonio culturale possa essere utile proprio in questo settore. Quindi
uno dei primi obiettivi è stato proprio comprendere come funziona la percezione e la reazione delle aree neurali. Prima abbiamo assistito a una presentazione proprio sul cervello ed emotiva la visione dell'oggetto, anche in relazione, e qui si è parlato appunto della conoscenza, della competenza dell'attività in relazione appunto alle competenze pregresse all'età, per esempio, degli individui rispetto alla visione di un documento. Allora, questi sono i partner, non sono a capo di questo progetto, faccio parte di questo progetto. Quello che è, forse io sono riuscita a fare, è quello di costruire questo gruppo di progetto a livello interdisciplinare, che ovviamente Valentino dice non è poco. Ecco, quello che è successo è proprio questo: da una proposta del professor Maurizio Forte, neuroarcheologo, si definisce, dell'Università di Duke, rispetto a questo progetto ovviamente ho coinvolto, appunto abbiamo il professor Marco Iosa che è qui stamattina e che sarà citato anche in altri progetti, ma il professor Fabio Babiloni che si occupa di neuroscienze, ma insomma devo dire appunto, il mio merito, se vogliamo, è stato quello di costruire un gruppo multidisciplinare, si è già detto durante la mattinata quanto questo sia importante per ogni tipo di ricerca, ma in particolare in questo ambito. Quindi, come abbiamo detto, gli scopi e gli obiettivi, comprendere per esempio cosa ci può, quali sono gli scopi, per esempio come posso meglio rappresentare, esporre un oggetto, oppure quali attività posso realizzare attorno a quell'oggetto affinché sia più coinvolgente o possa essere meglio compreso dai visitatori. Come posso utilizzare l'oggetto museale per l'apprendimento? Beh, io utilizzo un metodo, il metodo delle Visual Thinking Strategies, che utilizza gli oggetti museali, le immagini, e quindi utilizzo anche l'immagine digitale quando non siamo nel contesto del museo, proprio come strumento per l'apprendimento. Come l'oggetto museale possa essere utile per il benessere e come l'oggetto possa essere utile per lo sviluppo cognitivo e la riabilitazione in pazienti con problemi di salute, e questo appunto il professor Marco Iosa è una, diciamo, ci ha aiutato anche in questo. E ovviamente l'oggetto d'eccellenza è stato il sarcofago degli sposi, e abbiamo già avuto la possibilità, quindi proprio sulla rivista citata, di descrivere questo progetto. E alcuni risultati, ovviamente poco tempo, ma mi fa piacere darvi delle suggestioni. Ecco, davanti a quest'opera abbiamo cercato di registrare come si sentissero le persone che abbiamo coinvolto, che avevano età diverse, di sesso diverso, di specializzazione diversa, e vediamo come in realtà nella maggior parte dei casi, in quasi tutti, si parte da un po' felice e poi felice, quindi come d'altronde nel molto calmo eccetera, noi abbiamo visto che appunto le persone è quasi come se si sentissero in un'area di comfort, quindi bene. Poi queste sono appunto le misurazioni neurometriche rispetto all'attenzione, al workload, ossia all'impegno nello svolgere il compito, e all'indice emozionale. La cosa da dire è che noi abbiamo cercato di comparare queste reazioni sul modello in presenza, quindi davanti al sarcofago degli sposi all'interno del museo, e sul modello virtuale, quindi il laboratorio. Abbiamo presentato, diciamo, attraverso un visore.
e i primi risultati ci dicono per esempio che per quanto riguarda l'attenzione non c'è una grossa differenza significativa tra il reale e il virtuale, diciamo, mentre invece per esempio il carico mentale è leggermente più alto in museo. Forse si tende, come si dice, appunto ad attivare aree neurali per comprendere al meglio in una situazione in cui siamo appunto davanti all'oggetto. E l'indice emotivo, diciamo che appunto anche qui abbiamo un'emozione maggiore nei partecipanti davanti al sarcofago al museo. Quindi diciamo stiamo ancora analizzando i dati, studiandoli, ma insomma questi primi ci danno appunto conto che forse è un progetto che può darci degli strumenti utili. Questo invece l'altra cosa che abbiamo misurato è l'andamento oculare, dove si posizionano gli occhi del partecipante. Qui abbiamo colori diversi perché appunto fanno riferimento a tempo, durata, localizzazione. Vi porto solamente due. Il primo riguarda studi e persone che hanno studi diversi dall'arte e dall'archeologia, per esempio statistica, medicina, eccetera, oppure ragazzi erano studenti, quindi ragazzi giovani dell'istituto di agraria. Gli altri sono diciamo chi ha fatto invece studi che riguardano questo settore, e abbiamo delle differenze, dobbiamo ancora cercare di analizzarle, però delle differenze emergono. Quindi tali risultati corrispondono all'attività di aree neurali specifiche, e misurarli e compararli può essere utile per comprendere al meglio le reazioni ad un'attività correlata alla percezione di un'opera d'arte o di un oggetto museale. E da qui la riabilitazione, ci stiamo occupando ora di partire con un nuovo progetto, appunto con il professor Marco Iosa, che si è occupato dell'effetto Michelangelo nell'ambito dell'arte terapia e della riabilitazione motoria all'IRCCS Santa Lucia, e stiamo cercando di verificare come portare gli etruschi in ospedale attraverso appunto il virtuale e come meglio possa essere utilizzati per la promozione del benessere. Il nostro progetto insieme alla Breast Unit di Oncologia del Policlinico stiamo cercando abbiamo cominciato a scrivere un protocollo e speriamo quindi di iniziare presto e di avere dei risultati, io credo, positivi in questo ambito. E a proposito di intelligenza artificiale generativa di cui si è parlato, mi permetto di presentarvi l'esperienza che sta facendo Maurizio Forte della Duke University in un altro progetto su intelligenza artificiale e panorami etruschi, perché stanno studiando praticamente questo progetto, si studiano le piante del luogo, in questo caso Vulci, e si chiede all'intelligenza artificiale di verificare se da questo, poi insomma stanno vedendo, quale fosse il paesaggio che vedevano gli etruschi a Vulci quando hanno per esempio costruito appunto la loro città o costruito i loro templi, di cui alcuni appunto abbiamo anche al Museo Etrusco. Questo è appunto la generazione di un... Scusate. Vediamo se riparte andando indietro. Ecco, vediamo, questa è appunto data dall'intelligenza artificiale,
analizzando i dati che sono stati, quindi a proposito di cultura, natura e cultura, come poteva essere il paesaggio basato appunto sull'analisi di dati paleobotanici. Quindi questo mi faceva piacere condividerlo in questo momento. Ovviamente vi do anche saluti del professor Maurizio Forte e niente. Grazie Vincenza, quest'ultima slide a sorpresa mi piace molto perché, come sai, abbiamo un progetto con la Regione Lazio, finanziato da Lazio Innova per il nostro meraviglioso Tempio di Alatri, e tra le cose che dovremo raccontare c'è proprio la storia di Vulci, ma anche quella del suo paesaggio, quindi Maurizio era stato allertato, è una cosa che mi è piaciuta vedere. Grazie, insomma è davvero di grande interesse il progetto di Vincenza, ma è anche un progetto bello a vedersi nella sua evoluzione, umano sotto tutti i punti di vista, anche se coinvolge l'intelligenza artificiale in tutte le sue potenzialità, e non è meno bello quanto stiamo facendo con il Politecnico di Torino, qui rappresentato dalla professoressa Valeria Minucciani, che ci racconterà l'esperienza della visita al Museo Nazionale di Villa Giulia, Corpo, Spazio e Tempo. Grazie, grazie molto, scusate, ho preso la mia fredda in treno. Allora, il nostro progetto in realtà è complementare a quello di Vincenzo e del suo gruppo, quindi fa molto piacere venire subito dopo, perché mentre loro si sono concentrati su un unico oggetto, la reazione del visitatore nell'osservare un oggetto, noi ci siamo concentrati sull'esperienza generale della visita del museo, perché in realtà mentre l'intelligenza artificiale agisce in uno spazio che non esiste, l'intelligenza umana ha sempre bisogno di uno spazio di riferimento, quindi la presenza in uno spazio multisensoriale è assolutamente qualcosa che influenza il nostro apprendimento culturale all'interno del museo. Noi abbiamo fatto questo esperimento a cavallo di tre dipartimenti, due del Politecnico di Torino e uno di quello di neuropsicologia dell'Università di Torino, quindi due atenei, e il nostro scopo era molto ambizioso, cioè valutare l'efficacia dell'allestimento e della presentazione degli oggetti nello spazio come un'esperienza appunto continua della visita, e quindi investigare il coinvolgimento del visitatore, su cui tanto si parla quando si progettano i musei, utilizzando sia dati qualitativi sia dati quantitativi, integrando quindi architettura e neuroscienze. Dobbiamo ringraziare sia il direttore naturalmente Valentino Nizio, sia il suo staff che ha collaborato in maniera molto costruttiva con noi. E abbiamo innanzitutto reclutato un campione che doveva essere rappresentativo, una sessantina di persone, fra cui non solo i cosiddetti habitué dei musei, non solo un pubblico occasionale, ma anche un non pubblico, perché è molto importante capire come mai c'è una larghissima fetta di persone che ai musei non va e come facciamo a intercettare queste persone. Chiaramente non potevamo reclutarli all'interno del museo perché al museo non ci vanno mai, quindi abbiamo avuto il supporto fondamentale della Croce Rossa, che ci ha fornito delle persone in condizioni di disagio, di difficoltà, in particolare di solitudine involontaria, che hanno molto apprezzato questa visita e che ci hanno dato dei dati molto interessanti. L'età del campione, come vedete, era metà fra i giovani, medi e over 65, e avevamo anche appunto chiesto la loro precedente esperienza a letto, cioè chi aveva già visitato il museo chiaramente reagiva in modo diverso da chi non l'aveva mai visitato. Abbiamo quindi raccolto dei dati qualitativi sottoponendo due questionari, uno prima della visita e uno dopo la visita, a tutti i visitatori, e abbiamo raccolto dei dati quantitativi grazie a un braccialetto, l'Empatica, che misura alcuni parametri fisiologici, e in particolare ci siamo concentrati sul battito cardiaco, sulla variabilità del battito cardiaco e sulla attività elettrodermica o comunque la conduttanza cutanea. Io ovviamente sono architetto, quindi mi fido di quello che ci hanno detto i colleghi dell'università. Abbiamo poi ovviamente dovuto procedere a un posizionamento dei visitatori all'interno del museo, perché era importante capire quando una determinata reazione e dove si avesse, e quindi abbiamo posizionato 12 beacons
in 12 punti che consideravamo museograficamente significativi, quindi la soglia, i punti dove cambiava la visuale, i punti di avvicinamento al capolavoro più importante probabilmente, che è quello del sarcofago degli sposi, e ad altri punti che ci erano stati segnalati come molto importanti durante la visita. Dopodiché i visitatori, con il braccialetto e con una raspberry al collo, entravano, diciamo, in contatto con questi beacon, quindi noi potevamo leggere i loro dati insieme con la loro posizione. La timeline della procedura è stata che noi abbiamo fatto compilare il questionario prevista, poi gli abbiamo fatto indossare il braccialetto e li abbiamo fatti stare 5 minuti a riposo per capire qual era la loro baseline fisiologica. Dopodiché hanno visitato il museo, abbiamo di nuovo registrato i loro dati per 5 minuti a riposo per capire se la baseline fosse cambiata, e infine li abbiamo fatto compilare il questionario post visita. Abbiamo quindi, con queste sono alcune immagini, abbiamo potuto stabilire un piccolo quartier generale subito vicino all'ingresso, e come vedete i visitatori hanno svolto la loro visita in condizioni ecologiche. Questa è una cosa che è stata per noi molto rischiosa, perché un conto è fare simulare la vista in laboratorio in realtà virtuale, un conto è vedere cosa succede realmente, ma la visita è qualcosa che avviene sempre con dei disturbi, con degli imprevisti, eccetera, per cui abbiamo voluto vedere cosa succede realmente. Abbiamo ovviamente moltissimi risultati, anche noi li stiamo ancora elaborando, però ci sono già delle notizie molto interessanti. Anche noi confermiamo che i visitatori hanno in generale riportato un aumento di emozioni positive. Gli asterischi indicano la significatività di queste variazioni. Certamente rispetto a prima della visita, i visitatori hanno detto di aver provato maggiore calma, maggiore rilassamento, maggiore coinvolgimento e maggiore entusiasmo, appunto, dopo essere entrati nel museo. E dopo la visita, maggiore calma e maggiore rilassamento, e soprattutto rispetto a prima della visita. Naturalmente, scusate, non sempre questo però è stato confermato dai dati quantitativi, cioè non sempre il corpo reagiva come la mente credeva che reagisse, o comunque reagiva in modo diverso dalla mente. L'artrite è stato utilizzato per misurare l'attività del sistema nervoso simpatico e quindi tendenzialmente per misurare l'arousal dei visitatori, in modo in cui questi venissero coinvolti positivamente. E comparando ogni tratto della vista rispetto a quello precedente, abbiamo osservato che all'entrata del museo, quindi oltrepassata la soglia del museo, c'è il momento maggiore di coinvolgimento e di attivazione. E questo conferma un'ipotesi museografica per la quale l'entrata è un punto fondamentale in qualsiasi museo. L'inizio di un'esperienza è assolutamente qualcosa che la influenzerà per il tempo successivo. Il corpo lo conferma. Dopodiché ci sono dei luoghi in cui invece questa condizione si abbassa e in modo, se vogliamo, anche un po' strano, l'attivazione nella sala prima del sarcofago e nella sala stessa del sarcofago degli sposi è comunque molto minore a quella che c'è nell'entrata. Quindi l'entrata è veramente un punto focale nel museo. Abbiamo poi ricavato anche un indice che invece corrisponde dalla variabilità della rete, si ricava un indice che invece misura la diminuzione della arousal, e quindi abbiamo potuto farlo su alcuni partecipanti perché c'è una perdita di dati molto, molto frequente in questo genere di misurazioni, e comunque il rilassamento, quindi la caduta un po' di questa arousal, sia proprio nella sala del sarcofago degli sposi e nella sala precedente, cioè addirittura questa attivazione e questo rilassamento è maggiore rispetto alla baseline, dove le persone erano addirittura sedute a non fare niente. Questo vuol dire, conferma quello che diceva Lucenza, cioè questo il sarcofago, la sala del sarcofago ci dà un senso di grande rilassamento, di grande calma, ma anche dal punto di vista dell'esperienza spaziale significa che finalmente l'aspettativa termina e quindi abbiamo, come dire, un crollo, no, di questi parametri. Quindi il senso di aspettativa, il senso di sorpresa è fondamentale all'interno del museo. Poi abbiamo anche confrontato dei risultati appunto qualitativi, qual era per esempio la percezione che i visitatori avevano prima sugli etruschi, prima della visita e dopo la visita, per capire se ci fosse stato un cambiamento notevole di percezione e quindi se il museo avesse fatto cambiare, diciamo, le loro posizioni. In realtà non sempre c'è questo cambiamento, in particolare dopo la visita i visitatori si sono persuasi che gli etruschi erano più religiosi, più colti, più inclusivi e più eleganti di quanto pensassero, ma in verità sono rimasti convinti nella stessa quantità che erano aggressivi, che erano misteriosi, che erano superstiziosi, quindi non sempre hanno cambiato le loro posizioni. Dopodiché vediamo anche i risultati
riguardo a determinati spazi, scusate, cerco di andare velocissima, nella sala del sarcofago degli sposi le diverse fasce di età rispondono in maniera molto diversa, cioè se l'interesse, la curiosità e la contemplazione sembrano nel pubblico dividersi in maniera abbastanza uguale, i giovani rispetto agli anziani provano molto meno senso di contemplazione, addirittura un giovane dice di non ricordare neanche la sala del sarcofago degli sposi. Dopodiché, qua c'è un errore perché in realtà non è la variability, ma è l'EDA, scusate nel titolo, i dati quantitativi confermano i dati qualitativi. In realtà, in parte, e soprattutto vediamo che c'è una grande attivazione nella sala del sarcofago, ma è molto diversa per le fasce di età. Come vedete, addirittura, l'interesse e la curiosità sono, come dire, confermate dai dati corporei al 100% negli over 65, molto meno nei giovani. Quindi il corpo dei giovani reagisce in modo diverso dal corpo degli adulti, non solo la loro mente. Abbiamo anche visto come avviene la memorizzazione dei contenuti, scusate, e abbiamo poi intenzione chiaramente di confrontare ad uno i diagrammi dei dati quantitativi. Circa un terzo dei visitatori, e tanto, ha mostrato una buona memorizzazione delle informazioni, ricordando non solo gli oggetti ma anche le informazioni ad essi connesse. I risultati però cambiano con le fasce di età. Di nuovo, e questo mi rende molto contenta, i vecchi ricordano molto meglio dei giovani, perché in realtà i giovani hanno memorizzato molto meno i contenuti, e questo va, diciamo, con quello che va all'unisono con quello che noi abbiamo verificato, cioè col fatto che il loro corpo reagisce meno, diciamo, a questo capolavoro. Conclusioni provvisorie, scusate, abbiamo taciuto molte altre conclusioni sulle quali stiamo comunque ancora lavorando. Ci sono certamente delle criticità in questo esperimento, perché la condizione ecologica appunto espone a disturbi, eccetera, però è quello che realmente succede nella realtà, e ci sono dei problemi di interpretazione. Però le conclusioni sono che c'è una conferma delle ipotesi museografiche di importanza della soglia, quindi dello spazio, l'influenza dello spazio sull'apprendimento culturale, l'importanza della soglia, l'importanza delle visuali, l'importanza dell'effetto sorpresa, l'effetto della fatica da museo, che quindi l'andamento dell'attenzione ai tempi della visita. Le prime sale sono visitate in un tempo molto lungo, le ultime sale sono visitate in pochi secondi, verrebbe da dire. C'è una conferma del ruolo dello spazio architettonico e dell'allestimento, e c'è una conferma dell'importanza della variazione. Infatti il corpo dei visitatori reagiva in maniera evidente quando entravano nell'unica sala architettonicamente diversa, cioè una sala di emiciclo, mentre tutte le altre sono sale anche come dimensioni molto simili, quella sala lì è molto diversa, e quindi lo spazio, come dire, generava una reazione fisica. Naturalmente le prospettive sono utilizzare soluzioni molto più raffinate e puntuali di positioning, quindi seguire nella continuità e non soltanto in determinati punti che funzionavano come da telepass, diciamo, quindi un positioning più raffinato, l'utilizzo di altre wearable devices, quindi caschetti e altri modi per rilevare questi parametri, e naturalmente fasi in laboratorio in ambiente di realtà virtuale per capire quanto la multisensorialità dello spazio reale sia renda attendibile le sperimentazioni fatte con la realtà virtuale. Certamente questi sono dati che, se potranno essere raccolti con device snelle a basso costo, quindi in grande quantità con un positioning automatico e molto efficace, potranno essere utilizzati anche per elaborazioni di intelligenza artificiale che aiuteranno la creatività, che come abbiamo sentito non è certamente una prerogativa dell'intelligenza artificiale, ma dando dei dati sugli effetti della comunicazione, dell'allestimento e naturalmente dell'assetto museale in generale. Insomma, a Villa Giulia piace essere sezionata da tutti quanti i punti di vista per comprendere come può migliorare se stessa o come contribuisce a far percepire gli Etruschi a chi lo visita. E indubbiamente anche in questa direzione si muove l'ultima relazione di oggi, quella dell'ingegner Maria Luisa Mongelli, nell'ambito di una collaborazione con Enea che stiamo cercando di far crescere ancora, perché non parlerà soltanto di una delle attività che ci vede insieme coinvolti con Enea, ma si allarga al digital twin, l'intelligenza artificiale, modelli 3D per la conoscenza, la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale. Enea è una delle eccellenze italiane
interdisciplinare per vocazione, davvero uno degli orgogli che ci sono nel nostro paese. Io sono felice di averle tra le realtà che stanno interagendo con il museo e speriamo di fare ancora molto di più e che dalla giornata di oggi derivino ulteriori stimoli per settori ancora non esplorati da voi, se ce ne sono. Prego. Grazie mille per questa introduzione. E sì, la mia presentazione sarà un pochino diversa da tutto quanto avete visto di interessantissimo finora, in quanto voglio un attimo illustrare quanto l'Enea stiamo facendo nella divisione ICT e nel laboratorio in cui sono ricercatrice, proprio unendo il digital twin all'intelligenza artificiale. In particolare abbiamo una piattaforma ICT sviluppata proprio per il patrimonio culturale, che è un'infrastruttura che è stata il frutto di una serie di progetti. Qui ne vedete una carrellata che si sono sviluppati negli ultimi 15 anni, negli ultimi 5 anni, ma ce ne sono molti altri che si sono sviluppati nell'ambito dei passati anni. E in particolare sono rivolti all'utilizzo remoto di strumenti e tecnologie per il monitoraggio, l'analisi, il controllo, la diffusione dei risultati e quindi uno sviluppo di un'infrastruttura a supporto della ricerca e dell'industria. L'infrastruttura ICT per il patrimonio culturale è completamente immersa nel sistema di calcolo dell'Enea, sistema di calcolo denominato CRESCO, e che è trasversale a tutte le attività dell'Enea. In particolare l'Enea con questa infrastruttura si è posta la questione di aprire all'esterno i propri laboratori in vari ambiti. In particolare per il patrimonio culturale è stata sviluppata una piattaforma che si chiama Itaca. Itaca nasce dallo sviluppo di un laboratorio, di un progetto, ma il progetto è terminato diversi anni fa, ma l'infrastruttura è continuamente aggiornata. È aggiornata per affrontare problematiche di indagine, di diagnostica, manutenzione, valorizzazione, fruizione e conoscenza. Mette a sistema una serie di facility di calcolo e di strumenti, quindi non solo hardware e software, ma anche per lo storage dei dati o lo sharing dei dati e la visualizzazione dei medesimi. Adesso vi mostro tante piccole attività svolte, perché crediamo molto nell'aspetto dell'integrazione sia delle competenze e quindi di diversi campi applicativi. Qui vedete ad esempio l'utilizzo di diverse tecnologie digitali per la ricostruzione, quindi il digital twin, di un trono a Galleria Corsini. Lo scopo in questo caso era aumentare la conoscenza dell'opera e favorire la conoscenza dell'interpretazione dei due bassorilievi presenti sul trono stesso. Abbiamo utilizzato due tecnologie differenti. Crediamo anche nel fatto che non c'è una tecnologia migliore dell'altra, ma ci sono delle tecnologie che sono a supporto, la migliore scelta per alcune cose, mentre altre si integrano per porre in evidenza altri particolari. Vedete qui l'utilizzo della semplice fotogrammetria per la realizzazione di un sistema, in un certo senso, di monitoraggio nel tempo, di facile uso, che però si appoggia a un'infrastruttura di calcolo. Quindi, in un certo senso, le immagini fotografiche che elaborate tramite l'infrastruttura di calcolo offrono la possibilità di monitorare nel tempo la situazione di un'opera d'arte, la presenza di cricche. Oppure, vedete dall'altra parte una terracotta attribuita a Bernini, presente alla Galleria Corsini, mentre l'altra opera si trova al Palazzo Chigi di Ariccia, l'evidenza di alcuni particolari nascosti, volti, alcuni uno studio alla conservazione. Vedete
l'opera è stata movimentata e sono state poste in evidenza alcune lesioni alla base di questa terracotta. Mentre dall'altra parte vedete un dettaglio nascosto, le impronte di Bernini sulla papalina. E qui un'immagine completamente diversa, anche qui integrazione di tecnologie per mettere in evidenza la ricostruzione, una possibile ipotesi di ricostruzione del fregio delle Sfingi alla Basilica Ulpia presso i mercati Traviamei. La sovrintendenza ci aveva messo a disposizione 14 frammenti attribuiti a questo fregio. Non avevamo alcuna indicazione per la base dell'architrave del fregio. È stato messo a disposizione un elemento appartenente ad un altro fregio, ma simile, ritenuto simile dai curatori del museo, e abbiamo ricostruito quest'ipotesi di fregio grazie a questa infrastruttura di calcolo. Abbiamo elaborato i dati, siamo partiti dal disegno messo a disposizione della sovrintendenza, abbiamo riaccostato questi 14 frammenti, parte di essi su questo disegno, abbiamo elaborato i file e siamo arrivati ad ottenere una stampa che è stata esposta al museo proprio per favorire la fruizione anche per i diversamente abili. Abbiamo parlato di elementi del patrimonio culturale movibili in un certo senso, mentre qua volevo farvi vedere l'utilizzo di queste tecnologie per i beni monumentali, quindi per ciò che può essere un involucro, quindi il sistema immobile del patrimonio culturale. E vedete un approccio integrato, questa volta non solo di tecnologie digitali, ma anche di tecnologie strumentali, quindi il monitoraggio nel tempo tramite immagini, ricostruzioni, modelli 3D e il posizionamento di sensoristica laddove sono state evidenziate le lesioni più importanti, in questo caso tramite fibra ottica. Quindi il supporto dei digital twin per il controllo dell'evoluzione del danno. Proprio nel 2019 è stato firmato un accordo Enea in RIA proprio per l'archivio universale del software ed è un'iniziativa che vuole realizzare un'infrastruttura per la ricerca in ambito intelligenza artificiale. Se andate a vedere su internet si parla proprio di Biblioteca d'Alessandria dei programmi informatici pubblicamente disponibili al mondo e nasce con l'esigenza di raccogliere dati, conservarli e condividerli. Per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, io mi occupo ovviamente della parte numerica, di modellazione numerica, come avete visto fino alle slide precedenti. Sto lavorando, interagendo con i miei colleghi della divisione che si occupano di intelligenza artificiale a largo spettro per mettere a punto degli algoritmi che siano in grado di andare ad individuare i macro elementi strutturali o gli elementi del patrimonio artistico tramite nuvola di punti, quindi addestrare questi algoritmi per il riconoscimento di elementi appartenenti al patrimonio culturale. Mentre vi è tutta una sezione della nostra divisione che sta lavorando tramite algoritmi di intelligenza artificiale e utilizzando l'approccio di machine learning per estrarre conoscenza da dati testuali, volti essi alla trascrizione, all'individuazione di parole o di testi da immagini, come vedete in questa slide. Si tratta di registri doganali appartenenti all'epoca coloniale sono stati messi a punto degli algoritmi per cercare di individuare quali erano, diciamo, le merci importate ed esportate nel periodo a partire proprio solo da delle immagini prese. E dall'altra parte vedete invece tutta una parte in questa slide che riguarda invece il
test mining e l'interpretazione di dati da testi che possono provenire o da antichi testi o da lingue artificiali, quindi da lingue informatiche, da linguaggi informatici. Attualmente l'Enea, nella mia divisione, sto portando avanti per il patrimonio artistico questo progetto che è sovvenzionato da Lazio Innova, dalla Regione Lazio, e che pone una questione che vorrei sottolineare. Fa riferimento chiaramente alla proprietà del dato. Sappiamo quanto sia necessario in ambito beni culturali garantire la proprietà del dato per gli enti gestori del bene. E quindi questo progetto mira proprio a, è diretto proprio agli enti museali, in quanto si sta definendo una piattaforma volta a non alla condivisione del dato, del modello, ma alla fruizione del modello, alla visualizzazione del modello stesso. È coordinato il progetto da Roma 3, la piattaforma è sviluppata dall'Enea e in particolare vorrei anche sottolineare come questo progetto miri a far fruire l'utente di una serie di strumenti base volti alla misura, alla visualizzazione del modello, e dall'altra parte un partner del progetto che è Overit, invece stia sviluppando nell'ottica proprio dei progetti della Regione Lazio tutta una serie di facility da mettere a disposizione per gli enti gestori del bene, che invece saranno sui quali la stessa società fa business, quindi saranno a pagamento. Qui vedete la compagine del progetto e un'altra piccola idea, sempre sviluppata da ICT, è quest'altro progetto che si chiama Icaros, che permette la gestione remota del museo, quindi tramite un sistema sviluppato da ICT in Enea. Abbiamo messo a punto un sistema che può controllare la remotizzazione delle sale museali, quindi accendere e spegnere gli apparati da remoto, e dall'altra parte controllare una serie di parametri ambientali, non so, la temperatura, l'umidità delle sale. Il progetto è appena terminato. E quindi leghiamo molto il discorso della modellazione all'intelligenza artificiale e questa serie di piattaforme che stanno sorgendo illimitatamente non fanno altro che comunque avrebbero l'idea di attivare percorsi virtuosi per l'efficientamento della gestione, della conservazione e della protezione dei beni. Io vi ringrazio. Grazie, devo dire, ho provato la sensazione dei dipendenti di SIAED vedendo gli strumenti per trovare gli attacchi del materiale archeologico, che è stato per alcuni anni un elemento importante del mio mestiere, ma sono felice di immaginare che possa essere delegabile ad un'intelligenza artificiale, lasciando a noi il piacere poi di dare un'interpretazione storica, archeologica a quei reperti ricostruiti e recuperati. Al di là delle battute, io ringrazio tutti quanti i relatori di oggi anche per la puntualità, ribadisco i ringraziamenti alla Fondazione di A Cultura, al Presidente Aldo Sciamanna, a Simona Sanchirico e tutta la squadra della Fondazione. Non voglio dimenticare nessuno, però insomma, è importante almeno ricordare il nome di Chiara Leporati, Giulia, la chiamo sempre Giulia, in questo momento mi manca Giulia Resta, mi mancava il cognome, Giancarlo Giovine, e naturalmente da domani anche tutto il personale del Museo Nazionale Etrusco, che consentirà a questa manifestazione di proseguire in queste che sono le giornate europee dell'archeologia. Quindi Romarchesi è andata a collocare già da qualche anno nell'ambito di una manifestazione europea importante, nella quale l'archeologia diventa un tema di condivisione e di riflessione, quindi mi piace farlo con questa iniziativa che ha nel suo nome
due realtà che amo, la città che ci ospita, Roma, e l'archeologia che per fortuna o per sfortuna è stato il mio mestiere. Grazie a tutti quanti voi e spero di rivedervi nei prossimi giorni.